when I lost it. Yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Sport, cari amici di Telemolise, era doveroso partire con la su e giù, anzi vorrei stringere proprio un attimo perché ci ha già raggiunto in studio Ilaria Coletta, che è dirigente del gruppo sportivo Virtus. Un nostro omaggio che abbiamo fatto volentieri alla Virtus, Ilaria, per questa 41esima puntata, no, la posso chiamare puntata perché non è, sì, non è un romanzo che finirà. Beh, sì, infatti, bellissimo. Quindi è sempre una puntata intermedia. Puntata dà proprio il senso di qualcosa che continua, di qualcosa che va avanti. È bellissimo il video e stavamo commentando che le immagini servono, perché viverla è bello, è sicuramente emozionante, però poi a rivedere queste immagini veramente cioè, colpisce anche me vedere quanta gente ha partecipato. E tantissime persone, abbiamo avuto una giornata stupenda e ogni anno siamo un po' col fiato sospeso perché novembre è un mese un po' critico, però spesso ci va bene, quindi anche quest'anno c'era il sole, una giornata meravigliosa e la partecipazione è stata veramente, veramente grande. Va bene, allora abbiamo iniziato in maniera diversa perché gli ospiti li presentiamo di solito un tantino più tardi, ma era doveroso questo omaggio al gruppo sportivo Virtus. Dunque, sempre in diretta dagli studi di Campobasso, in diretta anche con le redazioni di Termoli e di Isernia, per quel che riguarda la giornata c'è stata la su e giù, questa bellissima manifestazione, tra l'altro salutata questa mattina da un sole splendente e caldo, sembrava quasi una giornata primaverile oggi a Campobasso, ma per quel che riguarda il campionato di Serie D è andata male alle tre molisane, ha perso la prima volta che capita il Campobasso a Macerata 3-0 senza appelli, ha perso anche l'Agnone in casa contro la Miternina 2-0 e ha perso il Termoli a Celano 3-1 dopo che era passato in vantaggio per 1-0. In eccellenza hanno vinto entrambe le capoliste, quindi duello che continua. Parleremo di questo e quant'altro naturalmente insieme alla nostra Annalisa Ciarlante. Eccola qui, buonasera Annalisa. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Ed è stata una settimana importante per Annalisa perché due o tre giorni fa ha compiuto gli anni, no? Compisti gli anni. Ho compiuto gli anni, sì, ho fatto il compleanno, sono arrivati 26 anni anche per me. Certo, quindi devi essere preoccupata perché 26 anni e comincia a invecchiare. No, vabbè, assolutamente non mi preoccupo, direttore, anzi, gli anni portano tanta esperienza, gli anni quindi portano anni. Va bene così. Anzi, approfitto per ringraziare tutte le persone. Sono come le puntate della su e giù, le puntate portano puntate, gli anni portano anni. Ringrazio tutte le persone che appunto mi hanno fatto gli auguri. Io ti telefonai, ma tu non mi rispondesti. Non ci siamo trovati, direttore, perché l'ho chiamata io, lei non mi ha risposto, poi mi ha richiamato lei e ci siamo sentiti dopo due giorni. Poi ci siamo sentiti virtualmente. Ci sentimmo più tardi.
Va bene. Bene, ricordiamo che puntata è? Questa di stasera è la puntata numero 995 che come tutte le domeniche, se volete, potete interagire con noi scrivendoci dei messaggi al numero 331 26 5 volte 2, altrimenti inviarci le mail sulla nostra posta elettronica che è domenicasport@telemolise.com. Come tutte le domeniche ricordo anche i canali da cui potete seguirci dal Lazio, che è il canale 749 del digitale terrestre, altrimenti anche dall'Abruzzo, sia sul canale 96 che su TV6. Ricordiamo anche la nostra pagina Facebook di Domenica Sport. Direttore, possiamo dare inizio a questa giornata purtroppo un po' negativa per le squadre molisane. Per le squadre molisane. Devo dire, prima di vedere i risultati, che vogliamo esprimere veramente tutta la nostra solidarietà, non solo di Domenica Sport, ma di tutta la redazione sportiva, ad un arbitro che è venuto a mancare all'età di 36 anni, Piero Fagnani, che è venuto a mancare proprio questa mattina prematuramente. Piero, arbitro 36enne della sezione di Termoli, così come è stato ricordato anche dal presidente del CRA Molise, Paolo Di Toro, ragazzo buono e generoso, che dell'umiltà e della generosità aveva fatto il suo stile di vita. I funerali ci saranno domani mattina alle 11 a Larino. Tutti gli arbitri molisani naturalmente esprimono il loro cordoglio alla famiglia Fagnani. Lo facciamo anche noi da questa trasmissione che è diventata un po' il punto di raccolta di tutti coloro che amano lo sport e che appunto seguono questa trasmissione la domenica sera proprio per sentirsi parte di un discorso sportivo molisano e non solo molisano. Allora andiamo a vedere che cosa è successo sui campi, partendo con la nostra Annalisa Ciarlante e naturalmente il nostro computer. Questa è la schedina. Sì, allora partiamo dalla schedina. Chievo Cesena 2-1-1, Empoli Lazio 2-1-1, Juventus Parma 7-0-1, Palermo Udinese 1-1-X e poi ci sono in corso, sta giocando proprio in questo momento la Fiorentina contro il Napoli e poi ci sono delle partite posticipate, le ricordiamo che sono Inter Verona, Roma Torino, Cremonese Roma-Torino e anche Tutto Cuoio-Pontedera e Vigor Lamezia contro Matera. Queste giocheranno prossimamente, mentre Cremonese-Monza 0-1-2. Torniamo un attimo sulla schedina perché ancora non finivamo di leggerla. Ecco, gentilmente la nostra regia, eccola qui. Ecco qui, continuiamo, Cremonese Monza 0-1-2, Benevento Casertana 1-0-1, Feralpisolo Alto Adige 4-1-1, Novara Como 4-0-1, Reggiana Ascoli 0-1-2. Ed ora possiamo passare invece alla classifica di Serie A. Apre la classifica ancora una volta la Juventus con 28 punti, seguita dalla Roma con 22, Sampdoria 20-19, Lazio e Genoa, Napoli 18, Milan Udinese con 17 punti, Inter 15, Fiorentina 13, 13 punti anche per Verona e Palermo, a 12 punti abbiamo il Torino e il Sassuolo, a 10 Cagliari, Empoli e Atalanta, con 8 punti il Chievo, Cesena 7, chiude la classifica di Serie A Parma con 6 punti. Ed ora invece passiamo alla Serie B e iniziamo a vedere i risultati di questa giornata. Bari Ternana è da disputare, Bologna Carpi 0-0, Brescia Pescara 1-3, Catania Varese 2-1, Cittadella Latina 1-1, Frosinone Trapani 4-1, Lanciano Livorno 1-0, Modena Avellino 1-2, Perugia Entella 2-1, 2-1 anche per Spezia Crotone e Vicenza Pro Vercelli. Ed ora la classifica della Serie B. In vetta alla classifica Frosinone insieme a Carpi con 25 punti, seguiti dalla Spezia Avellino con 23 punti, Lanciano e Bologna 22, a 21 Livorno e Trapani, Perugia con 20 punti, Pro Vercelli 17, Bari 16, a 15 abbiamo il Catania, Modena, Varese ed Entella, Brescia con 14, Pescara e Vicenza 13, Cittadella 12, Ternana 11, Latina e Crotone chiudono la classifica con 10 punti. Ed ora passiamo alla Serie D.
Decima giornata di Serie D, Castelfidardo, San Nicolò 2-2, Celano Termoli 3-1, Chieti Vispesaro 2-2, Fano Civitanovese 1-2, Giulianova Jesina 3-2, Maceratese Campobasso 3-0, Olimpia Agnonese Amiternina 0-2, Recanatese Matelica 0-0, San Benedettese Fermana 4-0. Ed ora possiamo passare alla classifica anche della Serie D. In vetta alla classifica Maceratese con 26 punti, seguita da San Benedettese e Civitanovese con 21, Matelica 20, Campobasso 17, Fano 16, a 15 punti abbiamo Chieti e Giulianova, San Nicolò 14, Jesina 13, Recanatese 12, Amiternina 11, a 9 Castelfidardo, Termoli e Fermana 8, Celano 7, Vispesaro e Olimpia Agnonese chiudono la classifica con 5 punti. Ed ora passiamo all'eccellenza, ecco i risultati di questa giornata. Casalnuovo, Gamba Tesa 1-2, Cliternina Isernia 0-1, Olimpia Riccia, Sesto Campano 1-2, Rocca Ravindola, Vasto Girardi 3-3, Roseto, Gioventù Dauna 0-4, Sporting Matese, Montaquila 3-0, Sant'Eliana, Vairano 0-2, Venafro, Fornelli 6-0. Ed ora la classifica dell'eccellenza. Apre la classifica Gioventù Dauna con 25 punti, Isernia 22, a 19 Sporting Matese, Vasto Girardi e Vairano, Rocca Ravindola 15, Venafro e Sesto Campano 14 punti, Casalnuovo 12, Gamba Tesa 11, Olimpia Riccia 8, Montaquila 7, Cliternina 6, Sant'Eliana e Fornelli 5 punti e chiude Roseto con 4 punti. Ed ora chiudiamo con la promozione, iniziamo dai risultati. Alife Frentania 3-0, Campo di Pietra Spinete 2-0, Castelmauro Nuovo Vinchiaturo 3-0, Petacciato Prata 1-0, Cercemaggiore Pietramonte Corvino 1-2, San Martino Montenero 0-1, Ripali Mosani Macchia 0-3, Torre Magliano Ermestoro 1-0. Ed ora la classifica anche per la promozione. In vetta alla classifica Montenero insieme a Macchia con 19 punti, Campo di Pietra e Spinete 18, Pietramonte Corvino, San Martino e Petacciato 16 punti, Prata 14, Quercus Cercemaggiore 12, Alife 11, Castelmauro 10, Torre Magliano 8, Nuovo Vinchiaturo 7, 6 punti Ermestoro e chiudono Ripali Mosani e Frentania con 5 punti. Va bene, poi nel corso della trasmissione daremo i risultati di prima e seconda categoria, li vedrete scorrere in sovraimpressione. Abbiamo in linea il tecnico, poi andremo anche ai Isernia e Termoli, però abbiamo prima la priorità dell'allenatore del Termoli, Salvatore Cardamone. Buonasera Salvatore. Buonasera a voi e a tutti gli ospiti. Buonasera, cosa è successo? Vincevate 1-0, ci avevate illusi che potevate cogliere il terzo successo consecutivo? Sì, siamo partiti non bene, devo dire, anche se siamo andati in vantaggio, però non avevamo la stessa aggressività degli altri giorni, soprattutto nel primo tempo, e questo abbiamo pagato, questo atteggiamento. Forse eravamo un pochino presuntuosi oggi, ma tra virgolette, nel senso che non avevamo la grossa determinazione che abbiamo avuto in queste due partite, e questo alla fine ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza in negativo. Senti Salvatore, tu ti sei tuffato in questa avventura, credo soprattutto perché ami i colori giallorossi, e quindi ti faccio veramente un in bocca al lupo perché te lo meriti. È un'impresa difficile, non tanto per l'aspetto tecnico-tattico quanto credo per la questione della società che ancora non trova una definizione. Eh sì, però quello che possiamo fare noi è solo lavorare durante la settimana, cercare di fare risultati, proprio per aiutare a risolvere questa situazione. Oggi non è che non ci siamo impegnati forse magari un pochino male il primo tempo, nel calcio certe volte ci può stare. Poi alla fine, se vai ad analizzare la partita, abbiamo preso tre gol su palle native, insomma, non è che ci hanno messo sotto, hanno sfruttato due calci di punizione, un calcio d'angolo e siamo stati proprio distratti in questa situazione qua. E vuol dire che non siamo stati attento, vai sotto in queste situazioni. C'è stata una reazione nel secondo tempo, abbiamo avuto una buona possibilità subito appena cominciato il secondo tempo di riaprire la partita e poi non ce l'abbiamo fatta più, ci abbiamo provato. Ma l'unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare, impegnarci e poi vedere un po' che succede. Va bene, ringraziamo Salvatore Cardamone per questo collegamento, rapporto che dura da anni con la nostra emittente, quindi lo ringraziamo con tantissimo affetto. Andiamo a collegarci con le nostre redazioni, poi vedremo anche la pagella del Termoli.
Partiamo da Isernia. Buonasera a Maria Antonietta Tortola. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Di ritorno da Agnone, dove l'avete detto, i Granata hanno perso per 2-0 contro la Miternina, e con me c'è Marco Palazzo, mister Marco Palazzo, e proprio con lui parleremo di quello che è successo oggi al Civitelle. Va bene, grazie, ci vedremo tra poco. La giro la linea sicuramente a Pino Somma nella nostra redazione di Termoli. Buonasera Pino. Non ti sento Pino, non ti sento, non lo sentiamo. Facciamo verificare un attimo l'audio al nostro tecnico Alessandro Nardella, che sta operando a Termoli, poi proveremo a richiamarlo tra poco. Presento gli ospiti, Ilaria Coletta l'abbiamo già vista inquadrata prima, abbiamo poi il presidente della SD Volley Campobasso, Gennaro Niro. Buonasera, buonasera Gennaro, direttore. Vi siete tutti seduffati in questa avventura? Sì, sì. Siamo ripartiti quest'anno riprendendo una società che era una delle più storiche del Molise, forse la più storica, dal 1973 ha iniziato la sua attività. Con un gruppo di amici che giocavamo insieme abbiamo deciso di riprendere questa avventura. Ieri c'è stata anche la prima di campionato della squadra maschile e della squadra grande, abbiamo vinto 3-1 contro l'Agnone, quindi insomma chi ben incomincia a metà dell'opera. Metà dell'opera, così si dice. Poi abbiamo il nostro collaboratore storico, tra poco festeggeremo la puntata numero 1000 e ci sarà sicuramente anche Silvano Ciccarella, mentre prego l'assistente di studio di verificare la situazione sotto il profilo scenico. Possiamo inquadrare Silvano Ciccarella. Silvano, 26 anni e mezzo, ci hai fatto i servizi da Boiano, poi è arrivato di Conza e praticamente ho guadagnato la meritata pensione, è stata l'opportunità per mettermi a riposo. Ti ha invitato a sederti in panchina. Finalmente. Tutto finalmente, a posto, va sì, bene. Sì. Comunque però seguiamo sempre. Fai parte sempre della famiglia, l'11 dicembre ci sarai sicuramente, no? Come no? Insieme anche a noi, per festeggiare diciamo questo appuntamento storico. Da tanti anni che collaboriamo, quindi praticamente sarà l'opportunità, ecco, per salutarci e rincontrarci un po' tutti quanti. Va bene, allora Annalisa, vediamo la pagella del Termoli. Sì, vediamo subito la pagella di giallorosso. La pagella, in collaborazione con Fiditalia, agenzia Somofin, a Campobasso in via Garibaldi, a Termoli in corso Umberto. Natali 6, Scarpone 6, Sorianiello 5,5, Simonetti 6, Dispoto 5,5, 5,5 anche per Francese, Maiorano 5, Caprioli 6, Dirito 6,5, Pozziello Raffaele 6,5, Gagliano 5 ed Entrato Santoro e Rakovic con 6. Per questa partita, direttore, abbiamo anche i marcatori. Per il Celano ha segnato Buongiorno con doppietta e D'Adamo, mentre per il Termoli ha segnato al 18° Dirito. Va bene, riprovo con Termoli Pino Somma, vediamo se è possibile effettuare questo collegamento. Ci provo, Pino? Un attimo solo. Sì, va bene. Allora, vediamo. Buona serata a tutti, direttore. Sì. Si sente. Buona serata a tutti, direttore. Dalla redazione del Basso Molise abbiamo seguito quest'oggi nel pomeriggio la fermazione dell'Isernia, che è passata sul campo della Criternina per 1-0 grazie a un gol di Buonanno nella parte finale della ripresa. Vittoria importante per quanto riguarda l'Isernia. Fra un po' avremo anche il servizio su questa partita e parleremo in studio, che dove tra l'altro ci ha già raggiunto l'allenatore del Real San Martino, Leo Tanga, che occupa le zone alte del campionato di promozione. Va bene, quindi parleremo tra poco anche con l'allenatore del San Martino. Prima della pubblicità io faccio in tempo a far vedere i gol che hanno contraddistinto la partita tra Maceratese e Campobasso. Li sto vedendo insieme a voi, eccoli qui, questo è il primo. Il Campobasso ha protestato per un fuorigioco di Bartolini, che è andato a spizzare di testa sul lancio di Croce. Eravamo al 40° del primo tempo, quindi questo è stato il gol che ha portato in vantaggio la Maceratese, con la gioia poi irrefrenabile di Croce. Questo è il raddoppio con Cuco, ragazzo di colore che praticamente si beve i difensori centrali del Campobasso e va ad insaccare il gol del raddoppio. Poi
una piroetta tipo insomma Martins, che era un giocatore dell'Inter di qualche tempo fa. Questo è il terzo gol, siamo al 26esimo del secondo tempo, tiro di De Grazia, respinge Conti ma proprio sui piedi di Ferri Marini, che va ad insaccare il gol del 3-0. Partita praticamente senza storia, così come abbiamo sentito anche da Gianni Bruno, con il quale ci collegheremo tra poco. La Maceratese, come abbiamo seguito durante il programma a tutto campo, ha meritato nettamente il successo. Ma adesso, è vero Annalisa, ci dobbiamo fermare un paio di minuti. Sì, ci fermiamo per una prima breve pausa pubblicitaria, ma ritorniamo tra pochissimo con voi. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Molise Distributori Automatici Saeco, installazione e manutenzione di Franco Longo, telefono 368 34 80 049. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi ed impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Farmacia Picca, uno staff di farmacisti sempre disponibile per un consiglio mirato a tutte le esigenze. Elettromedicali Omron, integratori alimentari e per sportivi Net e Ultimate, omeopatici, cosmetici, affitto tiralatte elettrici e bilance pesa neonati, autoanalisi del sangue ed analisi computerizzata di pelle e capelli. Farmacia Picca, ora nella nuova sede di via Monsignor Bologna a Campobasso. Per un mondo differente, Eco Green. Trattamento depurazione acque, consulenza, gestione e costruzione impianti, certificato SOA, autospurgo, video ispezioni, laboratorio analisi ambientali, accreditato Accredia, iscritta all'Albo Nazionale Smaltitori. Differenziamoci! Eco Green svolge per l'Unione dei Comuni del Tappino, il Comune di Riccia e prossimamente per Colli a Volturno, il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Eco Green, via Duca d'Aosta, Campobasso. Se hai un bar, un circolo, una sala giochi, un albergo, un campeggio, uno stabilimento balneare, consultaci. Biliardi Trivison, noleggia apparecchi di intrattenimento, videogiochi, biliardini, biliardi e macchine conformi Comma 6. Biliardi Trivison, a Campobasso, in via San Giovanni. Consulenza gratuita al numero 0874 63 017. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Domenica Sport. Allora, siamo sempre qui per la puntata numero 995, come diceva prima Annalisa Ciarlante, poi tra poco vedremo anche col nostro touchscreen soprattutto il primo gol della Maceratese, perché i giocatori del Campobasso hanno protestato per un fuorigioco, ma prima, è vero Annalisa, vediamo la pagella. Sì, vediamo subito la pagella del Campobasso che è pronta. La pagella, in collaborazione con Lufield, ristorante pizzeria con forno a legna, ampia sala climatizzata adatta per cerimonie presso il centro sportivo M2. GM Car, oltre a marchi prestigiosi come Porsche e Ferrari, anche vetture di piccolo e medio taglio come Fiat, Volkswagen, Mercedes e Audi. GM Car vi aspetta nella sede di Contrada Selva a Campo di Pietra. GM Car, telefono 0874 44 30 98. Area di servizio Mascione, bar, breakpoint, sala slot, servizio pagamenti bolletti online a Campobasso. Conti 6,5, Di Gioacchino 5, Bernardi 5, 5 anche per Marinucci, Scudieri 5,5, Dragone 5, Minadeo 5, Fazio 5, Miani 5, Todino 4,5 e 4,5 anche per Di Gennaro. È entrato Fusaro con 5, Iovanisci 5,5 e Vitelli senza voto. Allora, questi i voti che sono stati messi da Gianni Bruno, ma a proposito di Gianni Bruno abbiamo proprio un collegamento con lui
Vediamo, a te Gianni. A Macerata si verifica la prima sconfitta stagionale del Campobasso, la Maceratese vince con merito e davvero senza appelli è stata questa sconfitta del Campobasso qui allo stadio che è al nostro fianco, Elvia Recina di Macerata, ma dobbiamo dire che a vincere sono stati i tifosi circa 250 giunti dal Molise che sono stati rumorosi, chiassosi e davvero quasi insensibili alla sconfitta pesante del Campobasso, anche perché alla fine della partita hanno continuato incessantemente a festeggiare, a intonare core, davvero una buona cornice di pubblico che poi si è stretta con un applauso virtuale in un legame con la tifoseria della Maceratese. Per quanto riguarda la partita dobbiamo dire che c'è stata davvero poca storia da registrare per una volta, quindi per la prima volta nel campionato un Campobasso davvero sterile in attacco, male sia il rientro di Todino tra le linee che gli stessi due attaccanti Miani e Di Gennaro, davvero polveri bagnate per loro. Campobasso che ha ballato anche in difesa, c'è un fuorigioco reclamato dai giocatori rossoblù per quanto riguarda il primo gol di Bartolini, ma dobbiamo dire che poi il secondo tempo, il film del secondo tempo tra Maceratese e Campobasso è stato pressappoco lo stesso del primo, con il Campobasso davvero poco capace di contrastare una corazzata come la Maceratese allenata benissimo da Maggi. E quindi poi sono venuti gli altri due gol, quello di Couco, abilissimo giocatore di colore della Maceratese, e quello di Ferri Marini, che non ha segnato due anni fa con il Perugia al Campobasso, ci è riuscito proprio questo pomeriggio. Il Campobasso esce battuto dal campo della capolista, forse deve ridimensionare sogni di gloria, anche se non sono proprio d'accordo dagli ambienti rosso-blu. Però diciamo un certo equilibrio nelle valutazioni impone di non considerare brocchi adesso i giocatori del Campobasso, così come non consideravamo un'armata imbattibile la squadra rossoblu dopo le prime 9 giornate. Equilibrio nelle valutazioni, Maceratese batte 3-0 il Campobasso. Va bene, grazie Gianni. Bisogna dire però che l'abbiamo fatto un bel discorso anche domenica scorsa con Farina, nessuno mai l'ha considerato un'armata invincibile, meno che mai noi che abbiamo sempre pensato che andava rafforzato, lo dicevamo proprio domenica scorsa, è stato apprezzatissimo domenica scorsa il mio dibattito con Farina, perché lui ha risposto tatticamente la sua opinione, però oggi ha schierato un'altra volta un Campobasso con un centrocampista in meno, insomma alla fine la storia è stata questa, Silvano, perché tu l'hai seguito domenica scorsa, no? Va bene, la mia idea è quella di tre centrocampisti, però è chiaro che vai a giocare contro la Maceratese, probabilmente l'assenza di un centrocampista proprio di ruolo alla fine si è avvertita. Ma questo è un po', diciamo, l'opinione di più di qualcuno, però il discorso è questo, che in effetti bisogna anche capire che o si ha la presunzione di non capire che la Maceratese è più forte del Campobasso, e l'ha dimostrato fino a questo momento, l'ha dimostrato anche oggi. Quindi quando si va a giocare, ecco, questa è un po' la politica anche di Mazzarri, che poi quando va a giocare fuori casa non capisce qual è la differenza tra giocare in casa e fuori casa. Cioè oggi era l'opportunità, ecco, di fare una buona gara, ma di disporsi in maniera anche un tantino più prudente, che poi, visto che i frutti non arrivano, perché tu quando metti qualche attaccante in più non sempre poi vinci, perché giustamente bisogna vedere come si svolge la partita. Però a mio avviso comunque è positivo il discorso del Campobasso, l'importante è riorganizzare, non bisogna farsi grandi illusioni, perché sennò al limite si finisce col bruciare tutto quello di positivo. La cosa positiva, ecco, era il pubblico, il grande numero di pubblico che ha seguito la squadra, anche oggi, sì. Ricreare l'entusiasmo e capire anche questa Serie D, che la Serie D è un campionato praticamente importante, perché non bisogna dire che perché la Serie D sembra un campionato così da sminuire, è un campionato importantissimo, perché poi alla fine una squadra sola vince, quindi se c'è una squadra più forte di te devi attrezzarti, ma non per cercare di superare quella squadra, ma come è il caso del Campobasso quest'anno, di mantenersi e di organizzarsi meglio e fare quello che di meglio si può fare, ma senza spendere poi l'ira di Dio, perché poi si potrebbe pregiudicare poi il discorso futuro. Quindi fare un discorso molto attento, ecco, piedi rigettare piedi ben saldati a terra. Esatto. Gennaro Niro, tu
insomma, sei il presidente della Volley Campobasso, ma insomma ti interessa anche di questo? No, sì, sì. Sei sì, rimasto sì, un po' male oppure te l'aspettavi questo risultato? Io una cosa che ho notato è le poche partite che ho visto il Campobasso, un paio di volte sono andato anche allo stadio, è stato quello che soffriamo tanto gli attaccanti veloci. E domenica, sia domenica, un paio di domeniche fa con Esposito, anche domenica con questo attaccante, un po' abbiamo sofferto in difesa. Ma non so se è un problema di schema, perché per premetto sono più un pallavolista che calciofilo, però ho notato questa cosa qua. Va bene, allora volevo chiedere una cosa a dunque Marco Palazzo, che nella nostra redazione di Isernia, perché è passato un messaggio, Marco, forse l'hai letto, diceva: direttore, secondo lei qual è il problema dell'Olimpia Agnonese? Lo giro a te, qual è il problema, Marco? Ma il problema in questo momento è un momento particolare. La squadra non fa punti, ecco, anche se si esprime bene in campo, sviluppa un buon calcio, ma portiamo a casa pochi punti, ecco. Arriveranno tempi migliori, ecco. L'importante è non mollare, ecco. Dobbiamo stare insieme, uniti, la società ci sta vicino, ecco. Quindi bisogna in qualche modo farsi anche coraggio, ecco, e non mollare assolutamente, perché il campionato è abbastanza lungo, ecco. Il tempo anche di avere qualche nuovo tesserato pronto entro pochi giorni, massimo spero entro 10 giorni, ecco, e la squadra può essere anche più competitiva. Va bene, quindi ha risposto direttamente Marco Palazzo, che è il vice allenatore dell'Olimpia Agnonese. Saluto nella nostra redazione di Termoli Leo Tanga, che vedo già inquadrato nel nostro monitor. Buonasera Leo, complimenti per il campionato che state facendo con il San Martino, anche se ieri, poi tra poco vedremo anche il servizio, io già l'ho visto, vi ha tradito un'ingenuità nel finale della partita. Sì, buonasera anche a lei e agli ospiti di Campobasso e Isernia. Sì, diciamo che grazie per i complimenti, stiamo facendo un buon campionato. Ieri c'è l'amarezza di prendere un gol al 90esimo dopo aver avuto noi anche la palla per andare in vantaggio. Il calcio è questo, accettiamo comunque il verdetto del campo e guardiamo in avanti. Va bene, facciamo un break, torniamo a fare un break con la su e giù, perché abbiamo iniziato con Ilaria Coletta. Ilaria, più quasi 6.000 persone, tanta festa per le strade, città vestita di giallo-blu, già dalla mattinata di ieri noi abbiamo fatto delle riprese mentre eravate tutti intenti ad allestire il percorso, sì. Quindi insomma si può parlare di un successo alla fine. Sì, noi siamo contentissimi quest'anno, quando il meteo ci accompagna è veramente la ciliegina sulla torta. Eravamo già in piazza da ieri ad allestire il percorso, per fortuna quest'anno, e non è il primo anno, abbiamo dei gruppi di volontari che ci aiutano, già normalmente coinvolgiamo circa un centinaio di persone, da qualche anno ci vengono a dare manforte degli amici da Bovolone, vicino Verona, e essendo atleti di una certa stazza veramente fanno tutto il lavoro più duro e ci sollevano un po' dalla fatica di montare e poi smontare. Perché dopo la gara, insomma, a montare con tutto l'entusiasmo, la giornata di sabato passa ed è davvero una giornata di divertimento per noi. Il giorno della gara, quindi dopo la fatica di aver allestito tutto, far scomparire nel giro di un'ora dalla fine della gara tutto quello che abbiamo messo su è un po' più complesso. Però vedere queste immagini ci ripaga, insomma, di tutto l'impegno che mettiamo nella manifestazione. Quest'anno abbiamo tappezzato, oltre che di bandierine, oltre a far volare i palloncini, che è stata un'idea dei nostri ragazzi, abbiamo affisso su tutti i pali del corso delle immagini di atleti calciatori, lanciatori, velocisti, sia del presente che del passato, che hanno vestito i colori giallo-blu. Ed è stata una novità per celebrare i 55 anni che la società ha festeggiato quest'anno. Come vedete dalle immagini, l'affluenza è stata veramente considerevole quest'anno.
E devo dire che i colori... Hai ragione tu, se la vedi dal vivo nemmeno te ne rendi conto. Sì, quando immagini... ci stai dentro, stavamo dicendo, dipende molto anche da che punto la vivi, perché quando la fai da atleta e quindi stai tra le primissime file, la vivi con molta adrenalina, con il cuore in gola perché la partenza è velocissima, devi fare anche attenzione a non essere travolto. Quando la fai un po' più indietro, sei immerso da atleti, i passi sono svelti, ma intorno cominci già a vedere qualche ragazzino che comunque è intrepido, si spinge verso i più adulti. Io quest'anno l'ho fatta molto indietro perché l'ho fatta col mio bimbo di 10 mesi e quindi non l'avevo mai fatta veramente alle ultimissime posizioni. Quindi però... ti sei vissuta quest'altra... Sì. Come si chiama il tuo bimbo? Lorenzo. L'abbiamo fatta insieme. È chiaro che non può... probabilmente è davanti al televisore, ma chiaramente sta dormendo, distrutto dalla fatica del giorno. Sono un po' pochi, 10 mesi. Siamo andati con le carrozzine, assieme a... ma forse neanche assieme, forse i ragazzi e i disabili erano più o meno con noi e quindi mi sono vissuta la gara sotto un altro punto di vista. È stato bellissimo. È stato bellissimo anche da dietro, nelle retrovie. I romani, dicevo, quando partivano con... con i battaglioni, no? con le coorti, si chiamavano all'epoca dei romani, c'erano le retrovie, gli ultimi, i più anziani, i veterani si chiamavano, stavano sempre dietro, i soldati più anziani. Allora, saluto Luigi che ci ha raggiunto, poi tra poco vedremo anche il servizio dell'Olimpia Agnonese, però vediamo questo episodio, Luigi, del Campobasso, soprattutto le proteste dei giocatori del Campobasso sul primo gol della Maceratese. Sì, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Andiamo a vedere questo episodio assolutamente contestato, perché il Campobasso ha subito gol proprio alla fine del primo tempo. Andiamo con le immagini. Vedete, c'è questo pallone morbido giocato dal giocatore in maglia numero 4 della Maceratese. Vedete il pallone? Croce, ecco, proprio Croce, che va a giocare un pallone morbido verso Bartolini, che poi, tra le altre cose, va a realizzare davvero un gran gol. Dobbiamo seguire l'azione. Vediamo che in prima battuta c'è Scudieri, che proprio è vicino a Bartolini, come possiamo vedere nel nostro cerchietto, però dopo fa il passo avanti il difensore e dunque lascia Bartolini andare. Questo è il momento in cui dobbiamo fermare le immagini e questo è il momento in cui dobbiamo valutare la posizione di Bartolini. Ovviamente Scudieri è avanti all'attaccante della Maceratese e va valutata la posizione di questo giocatore, che dovrebbe essere Nicolai, se non vado errato. Voglio solamente dire che l'assistente è sicuramente ben posizionato, però vorrei ricordare che non si valuta solo ed esclusivamente i piedi, ma tutte le parti utili per realizzare un gol, dunque anche il busto, anche la spalla, anche la testa. È una situazione al limite, però vedendo un attimo il movimento dell'attaccante della Maceratese mi sento di dire che è leggermente al di là della linea dei difensori del Campobasso, perché vi ricordo non si vede solamente i piedi, ovvero per calciare in porta, ma anche, voglio dire, le spalle o anche la testa dell'attaccante della Maceratese. Bene, però... comunque l'assistente era posizionato, diciamo, in linea, perché lo vedete con un campo libero. Va bene, rimetti le immagini, il momento in cui parte il pallone e chiediamo dunque, partiamo dalla nostra redazione di Termoli con Leo Tanga. Leo, ringrazio sempre la regia per questa situazione. Allora, l'incrocio con il centrale del Campobasso fa presupporre un fuorigioco, anche se al limite. Voglio capire il numero, c'è un... in questo momento non è inquadrato del Campobasso. No, non c'è nessun 7, altro che... Non erro. Non c'è nessun solo altro. Quello mi lascia in dubbio, però l'incrocio col centrale del Campobasso no, mi dà... Solo quelli che vediamo, che non c'è l'attaccante, nessun altro. Anche al limite fosse in fuorigioco. Questo era fuori gioco. Pino Somma? Sì, anche per me sono d'accordo. Anche secondo me è fuori gioco. Anche secondo Pino Somma. Marco Palazzo, nella nostra redazione di Isernia. Ma secondo me no, perché lo tiene in gioco Nicolai. Maria Antonietta Tortola? Anch'io ho qualche dubbio, però secondo me è fuori gioco.
Propendo più per il fuorigioco. Propende più per il fuorigioco. Silvano Ciccarella. Ma è un po' discutibile, però secondo me l'assistente è ben posizionato, anche se il difensore del campo basso poteva accelerare un po' il fatto di venire in avanti. Ma fuori gioco o no? Sì, diciamo millimetrico, ma può essere fuori gioco. Può essere fuori gioco. Gennaro? Secondo me anche fuori gioco. Ilaria? credo che sia fuori gioco. Credi che sia fuori gioco. Adesso chiedo a Annalisa, Ilaria, quindi lei poi ti darà tutte le informazioni possibili e immaginabili. Annalisa, per te? Io credo che per poco, ma è fuori gioco. Per poco, ma è fuori gioco. Va bene, allora ringraziamo. Luigi, poi vogliamo vedere velocemente, visto che abbiamo un minuto prima della pubblicità, poi vedremo il servizio dell'Olimpia Agnonese, gli altri due gol? Sì, velocemente, senza chiedere naturalmente. Velocemente, ovviamente, va detto che poi Bartolini è andato a realizzare davvero un gran gol. Questo è il secondo gol della Maceratese con questa azione personale. Qui devo dire è andato all'uno contro uno il giocatore con la maglia numero 10, Minadeo Cuco, è anche scivolato nella circostanza e poi è andato a realizzare con il destro. Andiamo a rivedere poi il terzo gol, nato da una palla persa in uscita. Qui c'è una bella azione, devo dire, della Maceratese con questo pallone giocato in profondità. Ovviamente c'è stato un primo tiro in porta qui con la risposta di Conti, le immagini sono leggermente sfocate nella circostanza. Ecco qui, primo tiro in porta di Conti, possiamo andare a vedere se la posizione in questo caso è regolare o meno, perché poi ricordiamo anche qui è stata considerata regolare. Possiamo presupporre di sì, perché vediamo abbastanza in linea i giocatori il giocatore del campo basso e poi quello della Maceratese che è andato a realizzare il gol definitivo del 3-0. Vabbè, però se vai un attimo dietro, perché non mi sembra tanto in linea. Purtroppo è difficile. Questa è, qui in questo momento mi sembrava più avanti. Sembra leggermente avanti, sì. O no? Perché poi va a segnare quello che è sullo sfondo. Quindi io questo non l'avevo considerato proprio, questo momento. Ovviamente. Io questo non l'avevo proprio considerato realmente. Qui sì. Silvano, è venuta qui così. Ci poteva stare forse. No, perché Minadeo sembra leggermente più dietro, poi là è chiaro che dalla visione insomma non è che si vede granché, però diciamo che Minadeo c'ha ancora il piede destro ancora più dietro. Va bene, l'ho chiesto soltanto così. Allora, va bene, Annalisa, un paio di minuti. Ci prendiamo un'altra breve pausa pubblicitaria, ma ritorniamo tra pochissimo con voi. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Oltre 60 anni tra innovazione e tradizione. Caffè Camardo, le origini per noi sono importanti. Caffè Camardo, sin dalla pianta il chicco diventa protagonista assoluto. Caffè Camardo, al passo con i tempi, nel rispetto della natura. Autoricambi Viscovo vince in risparmio. Batterie Arexons X-Power a partire da 44 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Isernia. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. Acqua Molisia, schietta come le sue montagne. Il cuore di mamma sceglie Molisia. Buona per i bambini, eccellente per tutti. Molisia, l'acqua del cuore. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Domenica Sport. Allora, siamo sempre qui per la puntata numero 995. Quindi l'appuntamento con la puntata numero 1000, quant'è?
tra 5 puntate. Sì, però non capita di domenica, no, la puntata numero 1000, ma di giovedì, l'11 giovedì dicembre. Sarà intrasettimanale. E dove lo facciamo? Al Coriolis. E inizierà anche più tardi, giusto direttore? Sì, alle, quindi alle 20. Alle, sì, alle 20. Alle 20. Alle 20 giovedì sera, naturalmente in diretta su Tele Molise. Il risultato tra Fiorentina e Napoli è sempre 0-0, 42esimo del primo tempo. Risultato a Firenze sempre 0-0, si è fatto male Insigne che è stato sostituito da Mertens. Allora, mi dicono che è pronto il servizio dell'Olimpia Agnonese, ha perso al Civitelle 2-0, vediamo il servizio. Finisce 0-2 tra l'Agnone e la Minternina al Civitelle. Due squadre scese in campo con la paura di giocare, che non regalano grandi emozioni in questa decima giornata di andata. Per avere un sussulto dovremo aspettare ben 26 minuti, quando su calcio di punizione Torbidone ci prova di testa, ma Biasella fa in tempo a salvare sulla linea di porta. Al 34esimo prova a rispondere l'Agnone con Pagliuca e il suo tiro dal limite dell'area. La mezza papera di Di Fabio fa sperare, ma alla fine il numero uno ospite intercetta la palla in extremis. Al 44esimo l'episodio che cambierà il corso della partita. C'è Mischa in area e un tocco di mano di Natalini. Il direttore di gara Politi della sezione di Lecce assegna senza esitazione il rigore. Tra le proteste dei giocatori granata, Natalini su tutti, che si becca il cartellino rosso. Dal dischetto intanto Torbidone non sbaglia. Sul vantaggio ospite si va negli spogliatoi. Con le immagini montate da Danilo Scarinci siamo alla ripresa. L'Agnone tenta di agguantare il pareggio con Ricamato da buona posizione, che però non inquadra lo specchio della porta. Poi più nulla fino alla mezz'ora, quando Torbidone tenta il raddoppio. Biasella para e sulla ribattuta Santilli becca la traversa. Al 34esimo erroraccio della difesa granata. Torbidone avanza tutto solo ma trova Biasella ad anticiparlo. Qualche secondo dopo è Lavornia che riesce a superare Di Fabio, ma la sua posizione è irregolare e il suo gol viene annullato. Al 37esimo anche la Minternina rimane in 10 per il rosso diretto a Lenard, che commette fallo su Petrone. La partita si chiude al 46esimo con il raddoppio della Minternina. È una difesa granata che lascia D'Alessandris tutto solo e lui, con un tiro da buona posizione, insacca il gol del 2-0. La partita si chiude tra il nervosismo generale e qualche battuta di troppo da parte di mister Angelone, che contribuisce a scaldare gli animi nello spogliatoio. Nulla di grave, tutto rientra nella normalità in pochissimi minuti. Certo è che questo per i granata è davvero un momentaccio, ma anche la voglia di riscatto non manca. Domenica prossima, se tutto va bene, in campo dovrebbero esserci anche Ibe e Cantoro e chissà che una buona spinta non arrivi anche da loro. Allora Marco Palazzo, queste sono le immagini, insomma avete fatto poco in realtà. Io ho visto questo servizio che ha fatto Maria Antonietta Tortola, insomma non mi sembra che avete creato molto. No, non abbiamo creato molto, perché noi la partita l'avevamo preparata in un certo modo, ecco. Non siamo stati, diciamo, a mio avviso, fortunati neanche oggi, perché nell'occasione del calcio di rigore loro, che poi ha deciso praticamente tutta la gara, c'è stata l'espulsione di Natalini, a mio avviso ingiusta, poiché l'arbitro l'ha ritenuto, diciamo, che il tiro andasse verso la porta e chiara occasione da gol. E l'ha buttato fuori. Questo ci ha creato dei problemi, perché poi abbiamo ridisegnato tutto l'assetto della squadra e pazienza, ecco, adesso mancavano dei punti di riferimento importanti oggi in questa gara, con le squalifiche di Rolli, con le squalifiche di Lullo, anche se chi ha giocato ha fatto veramente, veramente bene, ecco. È un momento difficile che passerà, ecco. Dobbiamo essere, come dicevo prima, dobbiamo essere bravi a superare questo momento, dobbiamo essere uniti insieme alla società e a non mollare, ecco. Va bene, non bisogna mollare, intanto noi vediamo la pagina. Sì, dimmi, perché io non l'ho vista. Mandano i complimenti per la su e giù, quindi per l'organizzazione, chiedono se c'è qualche segreto e c'è anche una domanda per Gennaro, dove ti chiedono come mai ti sei avvicinato alla pallavolo. Con il professor Mancini alla palestra d'Ovidio tanti anni fa e mi
mi ha fatto appassionare a questo sport, nonostante l'altezza, insomma, qualche soddisfazione me la sono levata anch'io. Tu, Ilaria, passati i messaggi, dice, ma è così, 41 anni, sempre così bella, qual è il segreto? Io penso, il mio parere, insomma, è che lassù e giù davvero comincia a vivere di vita propria per la città di Campobasso. Quindi oltre ad avere un significato per i campobassani, non solo, perché è corsa anche da persone di ormai di tutta Italia, che vengono a piccoli gruppi a vivere questa giornata. La cosa bella della sua giù è che riesce ad essere diversa ogni anno, pur rimanendo sempre la stessa. Quindi cerchiamo ogni anno di non tradire le origini, quindi di rispettare il senso che l'ha messa in piedi, quindi le intenzioni che c'erano 41 anni fa, pur portando quel po' di innovazione che magari i ragazzi e le nuove generazioni che fanno parte della Virtus riescono a mettere in campo ogni anno. È fondamentale tirare dentro sempre i nostri atleti più giovani, quindi coinvolgerli e riuscire a trasmettere a loro la passione che hanno trasmesso a noi qualche anno fa. Il segreto è proprio questo, la continuità. La continuità. Allora, c'è la pagella dell'Olimpia Agnonese. Dell'Olimpia Agnonese, la leggiamo subito insieme. La pagella, in collaborazione con... Forgione Costruzioni Speciali, realizzazione di impianti di reti di telecomunicazioni e perforazioni teleguidate. Attestazioni UNIEN ISO 9001-2008 e SOA. Biasella 6, Maresca 5,5, Litterio 5,5, Perrotta anche 5,5, Natalini 4,5, Lattarulo 5,5, Carpentino 5,5, Ricamato 6, Saltarin 5, Pagliuca 5, Santoro 5 ed Entrato Catalano con 5,5, Lavornia senza voto e Petrone 5,5. Va bene, allora qui dovremmo avere l'episodio, perché Marco Palazzo diceva l'espulsione di Natalini. Vediamo l'episodio, perché probabilmente è stato espulso per proteste, non perché era ultimo uomo. Comunque vediamo l'episodio naturalmente insieme a Luigi, eccolo qui. Sì, possiamo andare a vedere l'episodio, effettivamente come diceva mister Palazzo abbastanza decisivo per l'incontro, c'è questo tiro in porta, vediamo Natalini che entra un po' scomposto in questo caso con il braccio, la sfera che viene ribattuta, ovviamente il direttore di gara è lì ad un passo e va ad assegnare il calcio di rigore. Andiamo ad analizzare entrambi gli episodi, prima se c'è o meno appunto il penalty, c'è questo tiro, vedete molto deciso da parte del giocatore della Miternina, destro secco, Natalini va ad aumentare il volume del corpo e dunque tocca la palla con il braccio. Ovviamente il rigore, dico la mia, ci può stare, ma francamente l'espulsione mi sembra abbastanza inventata. Lascerò giudicare a voi, però oggettivamente... Ma non ha protestato dopo? Io mi rifaccio alle parole di mister... Io credo che sia per le proteste. Vai un mister attimo. Palazzo ha detto che ha ritenuto il rosso perché era chiara occasione gol, ma sembra davvero una forzatura questa. Veramente vediamo. Provo a scorrere le immagini, però vediamo qui, poi arriva il cartellino rosso. Non è stato subito deciso il direttore di gara con il cartellino, perché vediamo, ci pensa, indica il dischetto, ci sono un po' di proteste, parla un po' con i giocatori, dopo arriva alla decisione. Ora non so se per proteste oppure perché ha ponderato su questa decisione. Detto questo, l'espulsione è... Cioè, secondo me gli ha sentito qualcosa dal giocatore. Silvano, che dici? Sì, sicuramente, perché non ha estratto subito il cartellino, ma anche perché non era evidentemente il rigore convinto, però non convinto del... Evidentemente il giocatore gli avrà detto sicuramente qualcosa. Gennaro? Rigore c'era, sì. Rigore... Sì, sì. Rigore si può dare, perché è comunque un palo di mani in aria. Il rigore c'era, secondo me l'espulsione no, sarà stata solo per proteste, però evidentemente avrà detto qualcosa che lo saprà solo l'arbitro a quel punto, che l'espulsione è eccessiva. Ilaria, la pensi naturalmente... Potrebbe essere per le proteste, dall'atteggiamento. Potrebbe essere per le proteste. Andiamo a Termoli, Pino Somma. Il rigore secondo me c'è, l'espulsione assolutissimamente no, a meno che ovviamente ha inveito il giocatore verso il direttore di gara. Leo Tanga? Sì, il rigore insomma c'è,
L'espulsione mi sembra esagerata se la data per, diciamo, come conseguenza del rigore. Se poi l'ha espulso per una parola di troppo, allora bisogna aspettare il referto, però insomma sembra eccessiva l'espulsione. Va bene, Marco Palazzo, rigore c'era? Sì, cioè io ci tengo una cosa a sottolineare, perché è fondamentale questo. Noi abbiamo parlato, io personalmente, abbiamo parlato con l'arbitro alla fine del primo tempo e ripeto, lo sottolineo, Natalini è stato espulso per chiara occasione da gol, non è stato espulso per proteste, perciò alla fine ci siamo un attimino tutti quanti un po' innervositi, un po' arrabbiati, ecco, verso non solo l'arbitro ma anche la terna, perché lui si è consultato con l'assistente e è stato espulso per chiara occasione da gol. Sul calcio di rigore cioè, non lo contesto, perché ci può anche essere, ci può essere perché il braccio è abbastanza largo, quindi cioè, c'è poco da contestare. Però dispiace perdere un difensore centrale dopo 45 minuti in quella maniera, perché fino a quel momento non avevamo rischiato nulla, ecco. Poi la strada è stata tutta in salita. Ma ripeto, Natalini è stato espulso per chiara occasione da gol, e a mio avviso un'espulsione inventata. No, vabbè, prendiamo questa testimonianza, se è stato espulso per il fallo di Mani, non c'è. Perché il direttore di gara si doveva consultare col collaboratore quando sì, stava lui a Zerbà, questo mi sembra veramente assurdo. Non so come stanno le cose, ma mi sembra no, ma è veramente, se, allora, se, cioè, dobbiamo credere a Marco Palazzo, perché non ha nessun motivo per dire il contrario, quindi c'è il calcio di rigore, ma quale occasione da gol? Ma veramente, non, adesso non ti cacciano nemmeno se uno lo acchiappi, lo cinturi, voglio dire, perché deve essere il cono, sai, se esce il portiere molte volte non lo cacciano, perché se non c'è questo cono ideale non esiste, se è così, ma sì, ma cioè non, che occasione da gol, non esiste, va bene, giusto Annalisa? Il rigore c'è sicuramente, sì. Rigore c'è sicuramente, va bene, allora per quel che riguarda il campionato d'eccellenza, il Venafro ha vinto 6-0 nell'anticipo contro il Fornelli. Qui abbiamo la pagella del Fornelli. Sì, abbiamo la pagella del Fornelli. La pagella, in collaborazione con Vittorio Ionata, lavori di tinteggiatura, cartongesso, lavorazioni per attività commerciali, bar, ristoranti, Fornelli, info 347 5202 867. Giuliano 4,5, De Vito 5, Ucciferri 5, Gallo 5, Pirone 5, Ucciferri 5,5, Zaccaro 5,5, Ciccia 5, Ciarlante 5, Castaldi 5,5, Benvenuto 5 ed entrato in sostituzione Mangino senza voto, Cerasuolo e Vitale anche senza voto. Direttore, per questa partita abbiamo anche i marcatori, quindi sì. La squadra del Venafro, vediamo chi ha segnato al 12esimo Fascia, al 22esimo Pontrelli, al 44esimo e 70esimo doppietta di Patriciello, 49esimo Vallone e al 67esimo Riccitiello. Va bene, per questa vittoria del Venafro, per quel che riguarda l'Isernia, che oggi pomeriggio ha giocato e vinto a Nuova Cliternia, abbiamo il servizio, ci diceva Pino Somma, vediamo il servizio. Torna al successo l'Isernia e incamera la settima sconfitta consecutiva. Invece la Cliternina, in una giornata splendida di sole, quasi estiva, in basso Molise, la formazione Pentra ritorna in marcia verso le zone alte della classifica. Lo fa passando con il minimo scarto sul campo del Madonna Grande. Vittoria conseguita grazie al gol nella ripresa al 32esimo firmato da Sandro Buonanno. Pronti via, il confronto è apertissimo e ottimamente diretto dall'arbitro Agostino De Santis. Arriva dalla sezione di Campobasso. Ovviamente l'Isernia a fare la partita, 12esimo subito per Buonanno, il primo tentativo controlla bene con il sinistro e spara sul corpo del
di un Melfi superlativo in campo. Ventesimo, si vede anche la criternina d'Alessandro in velocità, pesca la corrente grazie a Pena che carica il destro in corsa, la palla scheggiata termina abbondantemente sul fondo. Ancora Isernia che fa la partita ma soffre nel primo tempo, la squadra prenda ci prova ancora Buonanno che si delegua in aria, prova ad incrociare con il sinistro, sfera sul fondo ancora Pentri, 28esimo, Mingione illumina con questo lungo lancio in profondità, scatta alla meno peggio Grasso che riesce a mettere subito in mezzo un pallone, arriva in corsa con il piattone, felice Devizia, palla oltre la traversa abbondantemente alta. 38esimo, ancora Pentri in avanti con questo lungo lancio in profondità con Buonanno, prova a scappar via il suo diretto controllore, provala il siluro in corsa con il sinistro, palla che fa la barba al palo e si spegne sul fondo. Finale di tempo, la punizione disegnata da Menco arriva in area di rigore a Aurelio, manca l'appuntamento con il gol di un soffio. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, un'Isernia sospinta, rivoluzionata da mister Pierluigi De Bellis e sospinta anche da un grande Sabatino in campo. Minuto numero 19, Panico ci prova, entra in area di rigore in corsa, la sua conclusione che Melfi riesce a deviare in qualche modo con il piede, poi è Carbone a sparare abbondantemente sul fondo, un giro di lancette, Mingione ci prova in profondità con il pallone buono per il piattone in corsa da parte di Carbone, Melfi si salva ancora la grande e poi è Vitone che spara incredibilmente sul fondo. 23esimo, sono ancora i Pentri da Laurelli, questo lungo lancio in profondità, pallone assistito da Buonanno che si gira bene in area di rigore, scarica con il sinistro abbondantemente sul fondo. Minuto numero 25, da lunga rimessa di Sabatino, Buonanno apre sull'out di destra per Mingione, il cross perfetto che viene raccolto da Carbone e scaricato in rete, però il pallone nel cross praticamente ha varcato la linea bianca e il gol viene giustamente annullato, ma la rete è nell'area. Minuto numero 32 e Panico che assiste questo pallone per Mingione che entra in area di rigore, con il piattone va a servire Buonanno che deve soltanto accompagnare in rete. Qua mea culpa della retroguardia della Criternina che ha retto bene il confronto per quasi 80 minuti, poi è crollata con il trio Panico, Mingione, Buonanno che è riuscito a scaricare in rete il gol del vantaggio, quello che praticamente va a regalare alla formazione Pentra i tre punti. Ancora Pentra in avanti nella fase finale della gara, minuto numero 36 sugli sviluppi di un angolo, il piattone in corsa da parte di Carbone con la palla di un soffio sul fondo. Minuti finali, siamo in pieno recupero, Panico entra in area di rigore, il pallonetto con Melfi che gli chiude lo specchio della porta, vince l'Isernia che spugna il Madonna Grande per 1-0 grazie al gol firmato da Sandro Buonanno. Allora, queste le immagini che ha seguito appunto questa partita, è stata seguita direttamente da Pino Somma. Pino, volevo chiederti questo, è un duello ormai tra Gioventù Dauna e Isernia, credo in vetta alla classifica, che impressione ti ha fatto l'Isernia? Ma diciamo che l'Isernia mi è sembrata un po' ancora sotto lo shock della sconfitta di domenica scorsa subita sul campo della capolista Monti Dauni. È un'Isernia che era caparbia in campo, anche se un po' ancora così un attimo ferma in campo, ha sofferto nel primo tempo quando non ha trovato bene il bando della matassa, cosa che invece le è riuscita benissimo nella seconda fase della partita quando è uscita fuori alla distanza sostenuta anche dagli uomini cardini quali Panico, Mingione, soprattutto Sabatino che ha fatto una buona partita. Ovviamente il duello lì sopra si fa sempre più arduo e difficile, i Monti Dauni noi l'avevamo detto tra l'altro proprio io credo ad inizio di questa stagione calcistica che sarebbe stata la squadra da battere, la compagine pugliese, una squadra attrezzata proprio per vincere il campionato. Da Molisano ovviamente ci auguriamo che non sarà come quella fatidica stagione 99-2000 quando vinse il campionato una squadra pugliese quale il San Giorgio con Lazia. Va bene, però ci sono questa possibilità, c'è, perché in questo momento c'è questa squadra che domenica scorsa ha battuto appunto l'Isernia sul campo di Lucera, partita che noi abbiamo anche seguito. Qui abbiamo le due pagelle, Annalisa. Per questo match abbiamo entrambe le pagelle e partiamo da quella della Criternina. La pagella, in collaborazione con... Nuova Criternia, meta di pellegrinaggio all'antico santuario della Madonna Grande. Produzione ortofrutticola e vinicola, con vini locali nel mercato mondiale. Masserie e agrivillaggi per relax nella natura.
Melfi 7, Marinucci Stefano 6,5, Marinucci Gianluca 6,5, Menco 6, La Torre 7, Longo 6, Grazia Plena 6, Di Vito 5,5, D'Alessandro 5,5, Aurelio 6, La Fratta 6 e sono entrati Manes e Aceto, entrambi senza voto. Ed ora possiamo passare alla pagella dell'Isernia. La pagella, in collaborazione con... Hotel Villa Danilo, stazione Gamberale, a solo 10 km da Isernia. 20 camere matrimoniali, sala ricevimenti per matrimoni ed eventi, ristorante pizzeria, parco con piscina, centro benessere. Info 0872 94 62 20. Favellato Vittorio SRL, agenzia pubblicitaria e marketing. Servizi ecologici con raccolta differenziata porta a porta e gestione rifiuti. Via Tedeschi, Isernia. Info 393 44 50 356. Mocci senza voto, Devizia 6,5, Tuccia 6, Santilli 5,5, Sabatino 6,5, Laurelli 6, Mingione 7, Carbone 6, Buonanno 6,5, Panico 6, Grosso 5,5 ed entrato parziale con 6,5, Potena e Visone senza voto. Gennaro Nilo, prima ti hanno chiesto perché ti occupi di pallavolo, io ti chiedo perché una nuova società. Diciamo, nel capoluogo la pallavolo, diciamo, sono un po' di anni, soprattutto a livello maschile, che insomma, sì, abbastanza latitante. Si era un po' fermato il settore maschile. L'anno scorso praticamente era quasi a zero, c'erano alcune squadre di prima divisione come del resto anche noi. Però ripuntare a fare il settore maschile in maniera strutturata, nonostante tutti i vari problemi di palestre che ovviamente che purtroppo ci sono qui a Campobasso, ci stiamo provando. L'idea era quella di allargare l'attività anche sul territorio regionale, ad oggi ci siamo riusciti, abbiamo già aperto una sezione a Riccia e una a Boiano e prossima settimana abbiamo un incontro importante a Cerce Maggiore per verificare anche la possibilità di aprire là anche un'altra sezione. Quindi voi non la fate squadre anche in questi centri? In questo momento ad esempio sta giocando la nostra squadra però femminile su Riccia, poi abbiamo una squadra maschile under 19 su Riccia e Boiano un under 18 femminile e poi a Campobasso c'è la prima squadra insomma che punta alla vittoria del campionato. Queste partite quando si giocano? Il sabato, la domenica? Le partite dei settori giovanili comunque infrasettimanali, giovedì e venerdì, le partite di prima divisione comunque sabato e la domenica. Il sabato giochiamo in casa con la maschile a Campobasso e oggi la domenica a Riccia con la prima squadra femminile. Va bene, Annalisa, ci fermiamo un attimo. Sì, ci fermiamo per una pubblicità e torniamo tra pochissimo. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino. Preventivi e consulenza tecnica gratuiti in fase progettuale telefonando al numero 0874 46 11 81. Prefabbricati Tappino. Zona industriale Toro. Un'esperienza pluriennale. Al vostro servizio. Pizzeria da Libero, a Busso, in via Manzoni. Pizzeria con forno a legna. Prenotazioni 0874 44 72 16. Ferentinum Club. Corsi di mini basket, scuola calcio, ginnastica ritmico-sportiva, mini volley, ginnastica per adulti e terza età, corsi di ballo, zumba, caraibici, palazzetto dello sport, nuova comunità Ferrazzano. Dal seme al raccolto, Aurora SRL. Competenza, esperienza, innovazione in agricoltura. Aururi. Silvano Ciccarella. Lavorazione articoli rame, ottone, arte sacra, premiazioni, articoli promozionali. A Boiano. Info silvanoc@tiscali.it. Scopri Galbacotto. Il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galvani. Prova anche tutti gli altri salumi Galvani. Domenica Sport,
in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Domenica Sport. Puntata numero 995, sempre rigorosamente in diretta allo Stadio Franchi di Firenze. Si gioca, chiedo al nostro assistente di studio, circa il 50esimo, quinto minuto del secondo tempo. Il risultato è sempre di 0-0. Per quel che riguarda questo duello nel campionato d'eccellenza, chiedo anche a Marco Palazzo, che di campionati d'eccellenza ne ha fatti veramente tantissimi. Marco, c'è questo duello. Certo che secondo me la sconfitta di domenica scorsa può avere un certo peso, insomma, sullo sviluppo del campionato. Mi riferisco naturalmente alla sconfitta dell'Isernia. Sì, può avere un certo peso la sconfitta dell'Isernia in questo campionato. Anche io ho visto anche il Montidano in una gara e mi ha fatto una buona impressione, infatti sta meritando la prima posizione. Forse è un po' più equilibrato nella parte alta rispetto agli altri campionati, ecco, perché vedo anche i Treppini adesso che stanno man mano stanno rimontando, quindi ha tanti giocatori di esperienza. Io mi sono sentito qualche giorno fa con Santo Massimo, ecco, Mister Matera, anche loro hanno una squadra abbastanza solida. Però l'Isernia ce la può fare, ecco, adesso con il mercato che si apre tra qualche settimana, a fine mese, può colmare quel gap con la Gioventù Daunia. Va bene, allora abbiamo sentito anche il parere di Marco Palazzo. Intanto, se la vediamo un attimo la classifica d'eccellenza, forse, insomma, sicuramente è vero, Silvano Ciccarella, quello che diceva Marco, perché in testa, vedi, ci sono 3 punti tra l'Isernia e la Gioventù Dauna, poi ce ne sono altri 3 tra l'Isernia, Sporting Matese e Vasto Girardi e Vairano. Insomma, Vasto Girardi è sicuramente la sorpresa in positivo del campionato. Da quanto ne so io, lo Sporting Matese, che è la squadra di Piedimonte Matese, ha intenzione di rafforzarsi nel mercato autunnale e quindi probabilmente ci sarà fino alla fine per quel che riguarda questo campionato. È una bella in lotta. Testa c'è più equilibrio, insomma, rispetto agli ultimi anni. Sì, perché gli altri anni, ecco, come l'anno scorso il Campobasso, l'altro anno il Boiano, cioè voglio dire, c'è stata sempre una squadra che è andata avanti a tutte, però quest'anno, diciamo, un buon tantino più equilibrato, come diceva giustamente Palazzo, anche se, diciamo, che a me a preoccupare più che altro più della squadra dell'Isernia è la questione societaria, perché ultimamente si comincia a sentire già qualche voce che non, certamente non va bene alla squadra. Io mi auguro che queste fratture si ricompongano, che la situazione societaria, che per me è determinante soprattutto per vincere un campionato e per portarlo avanti, perché la Gioventù Montidauna ha dimostrato sul campo che è più forte dell'Isernia, perché vincere 3-0 un po' questo discorso è quello del Termoli e quello è ancora peggio, vero? Perché quello dell'Isernia bene o male sta andando avanti. Quello che preoccupa è, a me, dopo l'esperienza dell'anno scorso, esperienza vissuta dopo tanti anni, diciamo, di tranquillità, l'anno scorso è stata deleteria, e quindi si profila la stessa cosa, perché quando si sentono dire, che poi guarda caso sono sempre i soliti nomi che poi girano, l'anno scorso a Boiano, poi a Isernia, poi a Termoli, quindi praticamente sono sempre questi faccendieri, io li chiamo così, del calcio che preoccupano seriamente, perché se il Termoli non riesce a ricreare una struttura societaria idonea, chiaramente farà la fine del Boiano. Io non me lo auguro, perché voglio dire, dopo quell'esperienza, è un'esperienza che non auguro a nessuno, non solo per l'esperienza dell'anno scorso, ma anche per quelle precedenti, perché poi hanno portato a questo. L'importante, ecco, è ricreare a Termoli, e credo che in questo momento sia molto difficile, quindi non vedo una situazione tanto tranquilla. Però mi auguro per l'Isernia, conoscendo anche giocatori che ci militano in quella squadra, che sappia ricomporre la situazione e che si possa puntare alla vittoria del campionato per risalire. Però voglio dire, anche se non, purtroppo non arriverà la vittoria del campionato, comunque l'importante è ricreare l'ambiente, ricreare la società, cosa che a Isernia ormai era distrutta. Va bene, voi della Virtus tutti questi problemi non ce li avete?
No, sicuramente. La vostra è una società, insomma, che vive di volontariato, sul volontariato, e quindi abbiamo ospitato Roberto Palladino, il presidente Carmine Dato. Tra l'altro, tu prima curavi il giornalino della Virtus, ce l'hai anche tra le mani. Sei il nostro assistente di studio, lo puoi inquadrare un attimo. Questo è il numero praticamente della Su e Giù. Sì, questo è il numero dedicato alla Su e Giù. E, ripercorre un po' visto perché questa edizione ha coinciso con i 55 anni della società, ripercorre anche un po' la storia della Virtus. Io sono stata atleta, sono stata direttrice di questo giornale e come tanti ragazzi che hanno fatto parte della Virtus e che hanno corso, sono rimasta nella società facendo appunto volontariato e facendo continuamente attività con i ragazzi e per i ragazzi. Abbiamo diversi tecnici alla Virtus che stanno tutti i giorni al campo con i nostri atleti, curando l'atletica sia per le fasce tenerissime, quindi dai 6 ai 10 anni, per poi salire mano a mano fino ad arrivare anche ovviamente ai diciottenni, ai ventenni. Ci sono poi fasce, periodi insomma, nella vita in cui i ragazzi abbandonano un po' l'atletica per dedicarsi allo studio, ma poi spesso rientrano per dedicarsi appunto all'attività di questo tipo, quindi organizzativa e di promozione dello sport, come facciamo con la Su e Giù. Ci dedichiamo anche ad attività di montagna, facciamo escursione, però quello che non va dimenticato è che la Virtus è principalmente atletica leggera e che la svolgiamo tutti i giorni al Campo Coni per un anno intero. Di solito al termine della Su e Giù veniamo contattati e avvicinati sia da genitori sia dai ragazzi stessi che corrono con molto entusiasmo la Su e Giù e che poi vorrebbero continuare e quindi iscriversi, praticare atletica tutto l'anno. Possono venire da voi per sempre, cui sì, no? Colgo questa occasione per dire ai ragazzi di non essere timorosi e di farsi avanti se sentono che la corsa è la loro passione, perché vediamo durante la Su e Giù ragazzini veramente promettenti. E non è detto che non possano arrivare a correre come i nostri atleti più bravi fra qualche anno, quindi certo. Basta scendere al campo e chiedere della Virtus oppure andare sul sito e quindi prendere i recapiti dei nostri tecnici e venire a fare qualche allenamento di prova, perché è alla portata di tutti assolutamente. Certamente. Allora, abbiamo un altro servizio, Annalisa il Riccia, sì. Che era in vantaggio, poi è stato addirittura superato dal sesto Campano. È vero. Sì, una partita terminata 1-2 e qui abbiamo il servizio della nostra inviata Rossella Manocchio. Al Poce il match tra Olimpia Riccia e Sesto Campano termina sul risultato di 1-2. A dirigere l'incontro il signor Guadagno di Nola. Parte subito in attacco il Riccia al sesto con Del Zingaro per Morante, conclusione bloccata da Russo. Risponde il Sesto Campano al dodicesimo con Riccitiello per Conte, tiro murato da Fiore. Al trentunesimo cross al centro di Riccitiello per cambio che di testa manda alto sulla traversa. Al quarantaseiesimo arriva il vantaggio dell'Olimpia Riccia su calcio di punizione, tocco di Vinci Guerra per Morante che va ad infilare la rete dell'1-0. Sul gol termina il primo parziale di gioco. Nella ripresa, con le immagini di Andrea Fatica, è sempre la formazione di casa a prendere per prima iniziativa. Al primo giro di lancette Morante riceve palla e destro a cui Russo si oppone. Al settimo Vinci Guerra per Del Zingaro, il Russo costretto ad uscire con i piedi per difendere la propria porta. Al decimo però il Sesto Campano riagguanta il pareggio, angolo di Riccitiello sul secondo palo per Guadagno che va a realizzare il gol dell'1-1. I ragazzi di Barrea non ci stanno a perdere, cercano la reazione al 29esimo con Ciccotelli per Morante che tutto solo in area prova la conclusione diretta tra le braccia di Russo. Al 36esimo il Sesto Campano passa in vantaggio su un gol non gol di Cecchino, angolo di Riccitiello al centro per la testa proprio di Cecchino, Morrone sulla linea salva ma il direttore di gara attribuisce il gol al Sesto Campano. Le proteste dello Olimpia Riccia sono vane contro la decisione insindacabile del direttore di gara aiutato dal suo assistente. Un minuto dopo altro episodio ai danni dell'Olimpia Riccia con un gol di Del Zingaro su cross di Di Criscio annullato per un fuorigioco dubbio del numero 11 di casa. Ultima azione del match al 43esimo con il Riccia in avanti, serie di rimpalli alla fine, sfera che arriva a Morrone che prova la conclusione salvata sulla linea da Cecchino. Termina così l'incontro, tre punti che sollevano il Sesto Campano in classifica, male invece per l'Olimpia Riccia che resta a quota 8 e con la voglia di riscatto già mercoledì in Coppa Italia, sempre con il Sesto Campano.
Allora, è successo veramente molto per quel che riguarda il Riccia, mentre questa partita del Riccia, vediamo Luigi, c'è questo episodio che poi è stato determinante alla fine del risultato. Sì, è un episodio assolutamente determinante, possiamo andare con le immagini, c'è questo calcio d'angolo battuto da Ricciriello, sfera morbida, arriva praticamente in area piccola Cecchino che va a colpire di testa sulla linea, c'è Morrone che si frappone, vedete, va a rinviare di testa la sfera. Il direttore di gara è lì, però vi faccio vedere come il direttore di gara, vedete, va a dare un occhio all'assistente, lo ricordo, il direttore di gara è il signor Guadagno, della sezione di Nola, dunque un arbitro di fuoriregione, che si è fidato dell'assistente. Noi possiamo solamente fermare il momento in cui Morrone va a rinviare il pallone di testa. Voglio dire, non è semplice. Dobbiamo vedere un attimo dove sono i piedi di Morrone, ma va considerato anche che lui si porta avanti con la testa. Mi vorrei sbilanciare, a mio modo di vedere, questa, la sfera non era entrata. Questa è un'idea mia, perché non vedo i piedi di Morrone completamente oltre la linea. Ricordiamo che con la testa Morrone va in avanti, dunque a mio modo di vedere questo non è assolutamente gol. Magari lo diciamo alla fine, noi sì. Facciamolo dire. È un parere mio. Prima agli ospiti, partiamo da Marco Palazzo che ha seguito, l'ho visto sul monitor di controllo, attentamente questa azione. Marco, per te? Guarda, direttore, è abbastanza difficile, però sì, sono d'accordo con Luigi. A mio avviso non è gol, perché... Sedicesimo! Stavolta non ha perdonato! Una volta più perdonato. Vantaggio del Napoli, siamo al sedicesimo del secondo tempo. Higuaín ha portato in vantaggio la compagine napoletana, questo in diretta naturalmente in tempo reale. Eccolo qui l'abbraccio dei giocatori del Napoli, possiamo vedere? Lo vogliamo vedere? Vediamo anche il gol con il cross, vedete la palla che arriva di Higuaín che insacca praticamente quasi dall'altezza del dischetto del rigore. Allora Marco, quindi per te insomma non era gol, abbiamo sentito Marco Palazzo, Maria Antonietta Tortola. Per me è già oltre la linea, dai piedi mi sembra che sia già oltre. Va bene, andiamo a Termoli con Pino Somma. Pino? Sono d'accordo con Marco Palazzo, secondo me la palla non ha varcato completamente la linea bianca. Leo Tanga? No, anche per me non è gol, nel senso che sembrerebbe proprio che l'ha salvato sulla linea, anche perché guardate il portiere, i piedi del portiere sono fuori dalla linea di porta, quindi credo che l'abbia salvata proprio in tempo. I piedi del portiere in realtà sono circa un metro al di qua della linea di porta, vero Silvano Ciccarella? Sì, l'impressione è quella che il portiere sia in avanti, poi quando chiaramente con la mano va dentro può darsi pure che l'ha presa proprio sulla linea, ma anche il portiere, perché è il movimento del braccio del portiere che trae in inganno, perché al di là può sembrare al di là della linea, ma è il difensore che stando al di là della linea per colpire chiaramente deve venire in avanti, quindi sembra che non è gol. Gennaro? Anche a me sembra che non sia gol, anche perché comunque il difensore, è vero, sì, si trova con i piedi dietro la linea, però comunque per colpire la palla devi fare comunque i movimenti in avanti, quindi secondo me non è. Ilaria, vuoi dire la tua? Io qui mi astengo perché per un occhio inesperto come il mio è davvero difficile. Va bene, Annalisa, per te? Ma io credo che abbia spiegato già tutto Silvano Ciccarelli, sono d'accordo con Silvano. Ecco, se ne metto un po' in fermo immagine però, perché insomma qui poi le cose, ecco qui, vedete i piedi di Morrone, secondo me in questo momento sono al di qua della linea bianca, Silvano. Cioè sì, non... sono molto più avanti della linea bianca. Sono al di qua, quindi se fa il movimento arcuato con la testa, insomma, per me qua, poi l'arbitro, parliamoci chiaramente, l'arbitro tutto poteva decidere da quella posizione, tranne che dare... Avrà sicuramente seguito l'indicazione dell'assistente che ha dato il gol, però insomma l'arbitro sicuramente non poteva decidere perché stava peggio di noi, perché almeno la nostra telecamera
era anche sopraelevata, era invece anche lui, coperto lui era anche coperto da 5-6 giocatori, quindi comunque non avrebbe potuto decidere assolutamente nulla l'arbitro. Si è fidato dell'assistente, per me, io lo esprimo pure io, un parere, per me questo non era gol. Allora, vediamo la pagella del Riccia, Annalisa. Sì, la vediamo subito, pagella. La pagella, in collaborazione con... Moffa Turismo e Servizi, vendita e cambio gomme, officina meccanica per auto e mezzi pesanti, esperienza e professionalità, a Riccia. Fiore 5,5, Ciccotelli 6, Ruggero 5,5, Morrone 6, Cinquino 6, De Simone 6,5, Manocchio 6, Paolo Antonio anche 6, Morante 6,5, Vinci Guerra 6,5, Del Zingaro 6,5 ed entrato Di Criscio senza voto. Comunque tutte le domeniche insomma se ne vedono, Silvano, eh? Sì, perché il livello molto spesso è basso pure da parte degli arbitri, l'abbiamo visto le settimane scorse per quello che è successo, poi le sanzioni che sono arrivate, però voglio dire, così facendo si fa male al calcio, perché si creano poi, Riccia già tanti problemi, poi è sfortunato pure, allora ci si mette l'una e l'altra cosa, insomma è chiaro che Riccia comunque deve fare qualcosa, a mio avviso la prima cosa che deve fare deve prendere l'allenatore, perché una squadra non può stare così con un allenatore, cioè una squadra alla prima esperienza che deve salvarsi in eccellenza ha bisogno di un'altra struttura, poi è chiaro ogni società sa i propri problemi, però certamente rispetto all'anno scorso la squadra è stata indebolita in un campionato che sicuramente è maggiore dell'anno scorso, e se ci si vuole salvare quest'anno giustamente bisogna fare qualche sacrificio in più, sicuramente lo dovranno fare. Va bene, andiamo a vedere intanto il Gamba Tesa che ha vinto a Casalnuovo, no, a Casalnuovo Monterotaro, Annalisa, qui sì, ha vinto 2-1, quindi ha vinto il Gamba Tesa e abbiamo la pagella di questa squadra. La pagella, in collaborazione con... Centro Estetica e Benessere Elena, luce pulsata per depilazione definitiva, a Larino, info 0874 823086. Capobianco 6,5, Di Orio 6,5, Russo 6,5, Di Lallo Luigi 7, Conte 7, Del Zingaro 7, Del Re 7,5, Di Lallo Federico 7, Tosques 6,5, Bianco 6,5, Pellegrino 7 ed entrato Di Virgilio con 6,5, Genovese anche 6,5 e Morrone con 7,5. E per questo match abbiamo i marcatori, ha segnato al settimo minuto il Casalnuovo con Salino, mentre per il Gamba Tesa al 25esimo Del Re e all'86esimo ha segnato Morrone. Va bene, abbiamo un altro servizio del campionato di promozione, il Campo di Pietra, che è vero Annalisa, sì, ha battuto lo Spinete per 2-0 e qui abbiamo il servizio di Alessandro Correra. Il Campo di Pietra si aggiudica il big match valido per la nona giornata del campionato di promozione contro lo Spinete. Partono subito forte i padroni di casa con Fagnano all'ottavo minuto che si accentra, prova il sinistro che finisce alto sulla traversa. Al 14esimo minuto tripla occasione ancora per i padroni di casa, De Pasquale entra in area, tira, para di piede sedile sulla ribattuta, Cefaratti prende il palo, palla ancora a Cretella che tira, murato dalla difesa. Al 24esimo ci prova lo Spinete, punizione in area di Polzella, libera la difesa sui piedi di Ciamarra che prova il destro, la palla finisce di poco a lato. Al 43esimo l'ultima emozione del primo tempo, fallo laterale, Cefarazzi spizza al centro, Cretella prova la rovesciata che finisce alta sulla traversa. Con le immagini montate da Mario Pece passiamo alla ripresa, dove subito al primo minuto ci sono le proteste da parte dei padroni di casa che chiedono un calcio di rigore. Il pallone finisce a Cefaratti che prova a girarsi, va a terra, l'arbitro fischia, Cefaratti cade in area di rigore, ma per Scardera è solamente calcio di punizione dal limite. Noi non possiamo giudicare perché probabilmente l'arbitro ha fischiato il fallo prima l'inizio del fallo che ha cominciato fuori dall'area di rigore. Al 25esimo ci prova ancora la squadra di mister Enzo Civico, Delia Perizzi, che si libera bene al tiro ma sbaglia tutto e la palla finisce lontana. Dopo solo un minuto, cross di Sasillo per lo Spinete, Colalillo di testa, sfiora l'incrocio.
sul rilancio del portiere Delia che entra in area di rigore da solo ma sbaglia tutto facendo un tiro veramente brutto. Al 36esimo la svolta del match. Palla in area ancora una volta per Cefaratti. Esce scomposto Sedile che abbatte Cefaratti con il piede nello stomaco. Per Scardera non ci sono dubbi ed è calcio di rigore questa volta e cartellino giallo al portiere dello Spinete. Sul dischetto va Fagnano che questa volta non sbaglia e realizza l'1-0. Spinge lo Spinete a caccia del pareggio ma il 43esimo in contropiede Delia serve dentro Cefaratti in posizione regolare che in diagonale batte Sedile e chiude il match. Dopo 4 minuti di recupero Scardera di Termoli manda le squadre negli spogliatoi. Campo di Pietra batte Spinete 2-0, seconda sconfitta consecutiva per lo Spinete e le assenze 8 in totale per infortunio cominciano a pesare sulla squadra di mister Varanese che domenica prossima ospiterà lo Spinete. Campo di Pietra che si rimette in viaggio dopo 4 vittorie consecutive ha subito la sconfitta domenica scorsa in trasferta, adesso ritrova la vittoria e domenica prossima c'è il big match contro il Macchia di Isernia a un solo punto in classifica. Allora, questo è il servizio, abbiamo qui le pagelle, analizza. Sì, abbiamo entrambe le pagelle e partiamo con quella del Campo di Pietra. La pagella, in collaborazione con Parafarmacia De Socio, centro commerciale M2, per la tua salute, per il tuo benessere, per ogni esigenza sanitaria. Fratangelo Gilberto 6,5, De Pasquale 6,5, Galati anche 6,5, Bredice 7, Lombardi 7, Fagnano 7, Tripodi 6,5, Marro 6,5, Cefaratti 7,5, Cretella 6,5, Borrelli senza voto ed è entrato Fratangelo Michele con 6,5, Delia 6 e Dizzi 6. Ed ora passiamo alla pagella dello Spinete. La pagella, in collaborazione con la qualità offerta da MG Arredamenti conquista proprio tutti. Nel nuovo showroom di Boiano in via di Biase, cucine, camere, salotti, camerette, soggiorni e complementi d'arredo delle migliori marche. Sedile 5, Jacopo Antuono 5,5, Polzella 6, Di Sisto 5, Manna 6, Anselmo 6, Ciamarra 5,5, Tasillo 6, Colalillo 5,5, Gianni Ruberto 6, Cianfagna 5 e sono entrati Jacopo Antuono Andrea con 6 e Barile senza voto. Allora, io chiederei a Leo Tanga, che partecipa naturalmente come allenatore del San Martino a questo campionato di promozione. Leo, è un campionato sinceramente molto molto difficile da interpretare perché lo Spinete nelle ultime 3 partite ne ha perse 2 e era capolista di questo campionato. San Martino che sta facendo benissimo, il Macchia di Isernia sta facendo benissimo, però manca probabilmente ancora la squadra guida. Sì, è un campionato molto livellato in questo momento, nei primi 5 punti ce ne sono diverse di squadre, anche se io credo che il Montenero sia la squadra più forte, almeno non ancora incontriamo noi di queste squadre che sono al vertice, le abbiamo incontrate tutte, manca il Pietramonte e Corvino di cui se ne dice comunque bene. Però guardando sia la rosa sia anche le prestazioni fatte contro di noi, il Montenero credo che sia la squadra più organizzata e più attrezzata per vincere il campionato. Quindi può essere il Montenero la sorpresa, mentre lo Spinete, Silvano, tu le segui comunque le questioni insomma di quello che accade nell'area matesina, lo Spinete farà sicuramente un ottimo campionato. Ah, sicuramente lo Spinete è migliorato parecchio rispetto allo scorso anno dove ha lottato per la salvezza fino all'ultimo momento, poi è riuscito a salvarsi. Quest'anno è chiaro, con l'innesto di 4-5 giocatori di buon livello, chiaramente il livello è migliorato. Io mi auguro che riesca a mantenere però questo livello, anche se ultimamente sta andando un po' in crisi proprio
come si diceva, anche per l'assenza di più di qualche giocatore. È chiaro che le assenze pesano, sono i giocatori più importanti che mancano, e se Spinete saprà mantenere, certamente disputerà un buon campionato, anche se ci sono squadre più attrezzate, ecco, come diceva giustamente Leo Tanga, il Montenero, poi verrà fuori anche il Pietramonte Corvino, che certamente sono squadre che non è che si allestiscono tanto per fare il campionato, insomma, sicuramente diranno la loro. Certamente. Allora, abbiamo un episodio? Ce l'abbiamo un episodio di questa partita del campionato di promozione, esattamente? Sì. Ce l'abbiamo, sì. Della partita del Campo di Pietra. Sì, della partita del Campo di Pietra. Protesta il Campo di Pietra in questa circostanza per il fallo ai danni di Cefaratti, ravvisato dal direttore di gara. Ricordiamo che in questa circostanza è stato concesso il calcio di punizione dal signor Scardera della sezione di Termoli. Andiamo molto, molto piano. C'è questa trattenuta da parte del giocatore in maglia rossa dello Spinete che trattiene Cefaratti, poi Cefaratti frana in area di rigore. Ovviamente qui possiamo considerare dove inizia il fallo. Io vedo una trattenuta che inizia fuori area, evidentemente il direttore di gara ha sanzionato il calcio di punizione, ovvero dove è iniziata la trattenuta tra i due giocatori. Silvano? Sì, mi sembra giusta osservazione, perché era fuori area almeno, e poi il Cefaratti pure si è sbilanciato, quindi è stato gioco facile cadere a terra. Quindi il fallo comincia qua? Sì, si comincia sicuramente fuori area. Gennaro Niro? Sì, il fallo comunque incomincia fuori dall'area, dopo comunque si sbilancia e cade a terra. Quindi ha deciso bene l'arbitro? Sì. Signor Scardera di Termoli, andiamo. Ilaria, penso che ti accodi anche tu a questa... Mi sembra di sì. Che ne pensi? Sembra che ci sia. Ci sia fuori area. Allora, andiamo a Isernia con Marco Palazzo. Marco? Sì, direttore, il signore Scardera di Termoli in questa gara è stato bravo, quindi non era calcio di rigore, era punizione al limite dell'area. Maria Antonietta? D'accordo, fallo fuori area. D'accordo, andiamo a Termoli, Leo Tanga? No, l'arbitro ha visto bene, ha giudicato bene l'episodio, quindi è iniziato fuori il fallo. Pino ha visto bene, vero? Sì, benissimo, giusta la punizione. Va bene, allora, il Torre Magliano ha battuto il Toro, vero Annalisa? 1-0. Qui abbiamo la pagella del Toro. La pagella, in collaborazione con... La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino, zona industriale Toro. Bova 7,5, Santoro 6, Ruggiero 6, Guglielmi senza voto, Parziale 6, Petrella senza voto, Sagrafena 6, Di Domenico 6, Di Petta 6, Vena 6 e 6 anche per Barletta. Sono entrati successivamente Ferrara con 6 e Caruso 7. Il gol decisivo di questa partita è stato segnato da Durante. Ha segnato Durante il gol decisivo di questa partita, che il Toro ha perso 1-0 contro il Torre Magliano. Abbiamo ancora un servizio, la vittoria del Castelmauro 3-0 sul Pinchiaturo, vero? Sì, anche qui abbiamo un servizio, quello di Vania Cristinziano. Tre gol, di cui uno sul rigore, un cartellino rosso e tanti gialli. Questo è il resoconto della partita tra Castelmauro e Novo Vinchiaturo. I ragazzi di Mister Menna rompono il muro delle sconfitte e mattoncino dopo mattoncino tentano la scalata della classifica. Già dai primi minuti il Castelmauro mette in chiaro le carte da giocare. Dopo due minuti la difesa del Vinchiaturo vacilla, ma Luciano, non baciato dalla fortuna in questa domenica, manca l'occasionissima da gol tra lo sgomento del pubblico. Eppure dal nono minuto in poi che l'incontro volta faccia.
Antenucci allarga per Notaro che crossa al centro, Ciarniello blocca e forse provocato tira un calcio a Marco Coppola. Il rosso è giusto e inevitabile, il rigore regolamento alla mano anche dato che il gioco non era fermo. Il signor Dorio non ha perplessità in merito e dagli 11 metri Coppola non sbaglia di fronte a Capitan Colardo, subentrato intanto a Ciarniello. Nonostante l'inferiorità numerica il Vinchiaturo si fa in avanti. Al 28esimo il bravo Ricciardi tenta di sorprendere Mancini dalla distanza costringendolo al salvataggio in corner. Al 44esimo si fa notare Del Torto che in corsa mangia tutta l'erbetta del San Lorenzo mandando però il tiro troppo alto, peccato. Sullo scadere del primo tempo ecco arrivare il raddoppio. Luciano crossa per Coppola che non si lascia incantare stavolta e firma la doppietta di giornata. Il secondo tempo si apre con l'allontanamento dal campo di mister Fiorucci che molto aveva protestato proprio in occasione del rigore nel primo tempo. Al quinto minuto anche Dioniso vuole farsi notare, rincorsa inarrestabile per lui, peccato che poi scaraventa il pallone troppo in alto. Al 17esimo splendida l'intesa e lo scambio tra Notaro e Coppola, quest'ultimo serve Minichilli che però non concretizza. Al 34esimo il brivido è del Vinchiaturo, Ricciardi vede Venditti da solo, lo serve e di poco manda la sfera fuori. Proprio sullo scadere Minichilli diventa protagonista indiscusso, saltando due uomini, infliggendo così la terza rete al Vinchiaturo. Il Castelmauro sale a 10 punti e sale così anche il morale della squadra ben costruita da mister Menna. Allora abbiamo la pagella, Annalisa. Sì, vediamo la pagella del Castelmauro. La pagella, in collaborazione con Bar della Posta, aperitivi con stuzzicheria, colazione con pasticceria, a Termoli, in via Mario Milano. Mancini 6, Notaro 7, Caiazzo 7, Dionisio 6,5, Antenucci 6, Di Nuoscio 7, Luciano 7, D'Angelo Davide 6,5, Coppola 7,5, Minichilli 6,5, D'Angelo Andrea 6 ed entrato Gallura con 6. Gennaro Niro, avete iniziato l'attività ma pensate anche a una scuola di pallavolo, alla mini volley. Sì, quest'anno il progetto prevedeva comunque iniziare l'attività su vari territori, però già da, penso, da febbraio-marzo 2015, in collaborazione anche con il Ferentino, con il professor Anzini, ed è quella di iniziare anche sulla zona di Ferrazzano, Mirabello, insomma questa proprio scuola di pallavolo, in collaborazione anche con i tanti ragazzi di scienze motorie che stiamo in questi giorni accogliendo a fare tirocinio. La pallavolo ha avuto, insomma, a Campobasso era veramente uno sport, insomma, seguito e praticato. Sì, purtroppo poi ha avuto una frenata brusca e il problema è come sempre economico. Sento delle cifre che girano anche in campionati d'eccellenza e promozioni veramente assurde. Con quelle cifre riusciamo a fare tranquillamente un campionato di Serie B a Campobasso di pallavolo anche di alti livelli. Purtroppo ci vuole anche tanta volontà e anche tanti dirigenti. Io penso che prima di tutto bisogna formare i primi dirigenti e poi gli atleti, perché se ci sono primi dirigenti che riescono a gestire e organizzare l'attività societaria, allora la società ci riesce anche a organizzare sul territorio. Purtroppo, come pallavolo, il problema nostro sono gli impianti. Noi sono una settimana che non ci stiamo più allenando a Campobasso perché la provincia ancora non rifà le assegnazioni, perché c'è il settore allo sport che dà delle indicazioni e viaggia a una certa velocità, il settore tecnico invece che non dà le autorizzazioni. Alla fine la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Quale palestra vi dovrebbero dare? Noi abbiamo la palestra dell'ITAS, sarebbe ex Orfani di Guerra, storica della pallavolo a Campobasso. E quindi, ma come me anche tutte le altre società, perché il problema non è solo della pallavolo ma un po' di tutte le attività che utilizzano le strutture provinciali. Abbiamo avuto le rassicurazioni che da questa settimana, insomma, dovrebbe tornare tutta la normalità, però come sempre si entra in palestra, non c'è l'acqua calda, non c'è il riscaldamento, e quindi iniziare a fare attività giovanile se non è una struttura adatta, insomma, è anche molto difficile. È difficilissimo. Va bene, ci fermiamo, Annalisa, ancora sì, un paio di minuti. Sì, un'altra breve pausa e ritorniamo subito con voi per vedere gli altri servizi. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Info 340 12 12 816.
GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi ed impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Agenzia di Paola Viaggi, via Cavour a Campobasso, biglietteria ferroviaria, aerea e marittima, prenotazione vacanze, gestione delle liste nozze per il viaggio dei vostri sogni. Di Paola Viaggi, le vostre vacanze, un nostro problema. Centro Radiologico Potito, accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale. Riabilitazione ortopedica e neuromotoria con palestra. Idrochinesi terapia con piscina riabilitativa dedicata. Centro di medicina fisica riabilitativa e fisioterapia. Centro Radiologico Potito. Campobasso. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Domenica Sport. Allora, siamo al 39esimo del secondo tempo allo Stadio Franchi di Firenze, sempre il Napoli in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Higuain al 16esimo del secondo tempo. Ilaria Coletta, sono passati una serie di messaggi, tu hai portato anche la medaglia celebrativa di sì, quest'oggi. Sì, questa è la medaglia di questa edizione della Su e Giù, della 41esima edizione, è disegnata dal maestro Domenico Fratiani e rappresenta un nonno che abbraccia un nipote, perché la Su e Giù di quest'anno era dedicata a loro, ai nonni. Avete fatto anche un concorso, mi sembra, fra i ragazzi, una foto da scattare col nonno. Sì, 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 è il secondo anno che proponiamo all'interno delle scuole elementari e medie un concorso fotografico. Quest'anno è fotografico, l'anno scorso era un disegno, la realizzazione della mascotte della Su e Giù, mentre quest'anno si sono scattati i ragazzi delle foto con i nonni e abbiamo avuto la ragazzina vincitrice del concorso con il nonno alla presentazione della Su e Giù, e c'erano alcuni gruppi che hanno partecipato al progetto, in particolare la scuola di Larino che abbiamo coinvolto e che ci ha fatto, insomma, l'onore di venire con le maestre e con tutti i ragazzi. Oltre a questo concorso che è in piedi da un paio d'anni, sono ormai 4 edizioni della Su e Giù che noi lanciamo anche un concorso fotografico. E sono molti sia i fotografi professionisti che gli amatori che partecipano al concorso, e infatti mi preme ricordare che l'unico aspetto della Su e Giù che adesso ancora è in piedi e che quindi si concluderà solo fra qualche settimana è proprio quella del concorso. Infatti i partecipanti o chiunque voglia partecipare al concorso, che praticamente quest'anno si chiama I momenti della gara, per cui si andranno a ritrarre le fasi salienti della gara, potranno consegnare le foto fino al 17 del mese, fino al 17 novembre. Quindi c'è ancora tempo per prendere parte, anche magari con scatti amatoriali. Beh, è chiaro, perché le hanno fatte oggi, no? Sì, le hanno fatte oggi. Ci sono alcuni fotografi professionisti, anche amatori, comunque di un certo livello che partecipano, ma ci sono anche i dilettanti che comunque potrebbero presentare i loro scatti colti così anche un po' in maniera fugace. Quindi fanno in tempo ancora, anche se non hanno deciso di partecipare intenzionalmente, fanno in tempo comunque a valutare i loro scatti e a pensare di proporne fino a un massimo di 5, inviandoli a un indirizzo di posta elettronica che è indicato sul sito, dove troveranno tutto il regolamento del concorso. Possono andare sul sito www.gsvirtus.it e prendere informazioni. A partire dal 24 novembre le foto partecipanti al concorso saranno esposte nell'atrio della provincia, e il 28 ci sarà la premiazione nella sala consigliare della provincia, e quindi verranno attribuiti i premi ai primi 3 classificati al concorso fotografico. Di questo concorso fotografico, un'altra bella iniziativa del gruppo sportivo Virtus. Allora, un altro servizio del campionato di promozione, proprio la vittoria del Montenero. Prima abbiamo sentito il tecnico del San Martino, Leo Tanga, che diceva il Montenero è la squadra più forte. Vediamo il servizio.
Scacco matto del Montenero che passa sul rettangolo del Real San Martino al San Leo nell'anticipo di lusso della nona giornata di andata del campionato di promozione. La squadra di Lalo Pizzi riesce ad espugnare il rettangolo del San Leo. Gara condita dall'ottima presenza di pubblico da una parte e dall'altra, si vede uno spettacolo. La partita è perfettamente diretta da Maurizio Barbiero, arriva dalla sezione di Campobasso. Primo tempo a favore del Montenero che parte alla grande al decimo sugli sviluppi di un angolo. La testa di Mucci con la palla che viene salvata sulla linea in qualche modo da De Benedictis. Un minuto più tardi ci prova Di Vito con il sinistro, la sfera che termina di poco alta sulla traversa. Al ventesimo l'angolo di Di Vito, la testa e Di Mucci che svetta nell'area di rigore, la sfera coglie in pieno la traversa e torna incredibilmente sul rettangolo di gioco. Al trentaseiesimo ancora il bomber scatenatissimo, ci prova con il sinistro dal limite dell'area di rigore dopo che aveva giochicchiato con il destro, la palla tra le braccia dell'estremo difensore Figliola. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa al dodicesimo, ancora Mucci si gira bene in area di rigore, Figliola è lì in due tempi, agguanta la sfera, esce fuori dal proprio guscio il Real San Martino che si vede al ventiquattresimo la progressione di Di Monte che arriva davanti a Di Santo, però l'estremo difensore salvanese gli riesce a fermare lo specchio della porta. Al trentunesimo il pirlo montenerese d'Ottavio ci prova in corsa con la sfera di poco sul fondo, due minuti più tardi si vede ancora il Real San Martino che cresce, fa tutto bene in picciatore che poi calcia male vicino alla porta difesa da Di Santo. 43esimo, occasionissima per il Real San Martino, il cross è perfetto di Carluccio di prima intenzione, ribatte la retroguardia montenerese, Pipino arriva in corsa, arresta la palla, se la porta avanti calcia in corsa, incredibilmente la sfera termina sul fondo. La legge del calcio, da gol mancato a gol subito. 45esimo, il lungo rinvio di Capitan Benedetto Bevilacqua con la complicità del terreno reso viscido dall'acqua caduta al San Leo, fa schizzare la palla verso Mucci che con un pallonetto sull'uscita di Figliola piazza il gol, il colpaccio vincente del Montenero che spugna il San Leo per 1-0, la firma di Bomber Mucci. Allora, questo è il servizio, abbiamo la pagella, Annalisa. Sì, abbiamo la pagella del Real San Martino. La pagella, in collaborazione con Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Figliola 6,5, De Benedictis 6, Carluccio 6,5, Bevilacqua 6, Alberta 6, Rocco 6, Di Monte 6, Caterino 6,5, Abiuso 6, Impicciatore 5,5, Pipino senza voto e sono entrati Gaspari e Esposito, uno con 5,5 e l'altro senza voto. Allora, Leo Tanca, state facendo benissimo, insomma, in campionato, eh? State facendo un ottimo campionato, voi del San Martino. Sì, diciamo che la classifica è una buona classifica. Le prestazioni sono positive, sappiamo che il cammino è lungo, però sappiamo, anche siamo anche consapevoli che abbiamo una squadra che deve crescere come esperienza, come personalità, però insomma tutte le partite abbiamo fatto bene, nel senso che nessun avversario ci ha messo tanto in difficoltà sul piano della prestazione. Forse solo ieri, anche se come hai visto anche tu, insomma, a prendere quel gol al 90esimo lascia parecchia amarezza, anche perché un attimo prima avevamo avuto noi la palla con Pipino per fare gol, ma soprattutto prendere un gol con un lancio da 60 metri, insomma, dove il nostro difensore è stato anche un po' sfortunato perché stiamo parlando proprio di centimetri, però è stato bravo il loro attaccante Giuseppe Mucci che in questa categoria credo che faccia proprio la differenza. E niente, per tornare, torniamo su di noi, insomma, cosa posso dire? Posso dire che possiamo solo migliorare, secondo me, in quanto i ragazzi erano, la rosa insomma è composta da tantissime ragazze che negli anni precedenti hanno fatto campionati di serie inferiore, quindi tutte queste partite possono aiutarci a crescere sicuramente. Sicuramente la tua analisi è un'analisi molto precisa. Qui ho visto passare adesso un messaggio, stavo facendo caso proprio a questo. Sì.
Se secondo lei è necessario che, ecco, mister Farina incrementi un po' la difesa del campo basso? Sì, intanto è finita al Franchi di Firenze, ha vinto il Napoli 1-0, il gol di Higuain al 16° del secondo tempo, partita proprio finita in questo istante. Il mio pensiero è chiaro, insomma, a proposito del campo basso, per me bisognerebbe sfoltire la rosa, perché sono decisamente troppi i giocatori che si allenano tutti i giorni con Farina, e investire su un forte difensore centrale, perché insomma manca come il pane. E un centrocampista probabilmente in grado di fare la differenza, nel senso che era stato preso Pani, oggi Pani non credo che sia sceso nemmeno in campo, è rimasto in panchina, quindi evidentemente non è quel tipo di giocatore che probabilmente poteva dare un volto diverso al centrocampo del campo basso. In avanti la squadra mi sembra abbastanza ferrata, con Miani, con lo stesso Di Gennaro, Vitelli, Lazzarini, insomma ce n'è addirittura uno di troppo secondo me per puntare a fare un campionato, come dicevi tu Silvano, perché a questo punto non credo che il campo basso con questa squadra abbia le possibilità per vincerlo il campionato. Quindi a mio avviso bisognerebbe pensare anche al futuro, cercare magari di gettare le basi per se possibile risparmiare qualcosa, e quindi puntare anche a dare continuità a questa squadra che abbiamo visto è seguita anche da un buon numero di tifosi. Ma insomma, se si sfoltisse la rosa e si prendesse un difensore centrale forte e un centrocampista forte, perché deve essere forte, perché altrimenti non serve, evidentemente, sempre che poi Farina lo faccia giocare, perché bisogna vedere anche questo, perché tu puoi avere 8 centrocampisti, se lui continua a impiegarne 2 con Dragone da un lato e Todino, che oggi è stato praticamente molto diciamo impalpabile sull'esito della partita, allora diventa veramente dura. Allora abbiamo un altro servizio sempre del campionato di promozione, il Ripa Limosani, che ha perso in casa dal Macchia di Isernia 5-0. Vediamo. Al Marco Vita Antonio il Macchia di Isernia coglie un importante successo 5-0 contro i padroni di casa. Gara equilibrata ma fortemente condizionata dai due rossi rimediati dai giocatori del Ripa Limosani a inizio ripresa. Per il Macchia di Isernia è testa momentanea della classifica, Ripa Limosani che resta nelle retrovie. Andiamo con la cronaca. 22 secondi, Antonio Bentivoglio trova subito il varco. Caranci recupera in seconda battuta sinistro al lato di Poco. Al settimo proteste Macchia di Isernia, imbucata di Paduano per Pirolli, presunto contatto con Tavaniello per Cicchini, è tutto regolare. Al 20° che occasione, Castaldi illumina per Paduano, lob preciso, in scivolata però arriva Severino che salva i suoi. Al 27° punizione defilata, Cifelli morbido per l'inserimento di Caranci che trova l'impatto giusto per l'1-0. 42esimo, il Ripa Riposani ci prova, ma il Macchia Sornione raddoppia. Paduano lavora un bel pallone sulla sinistra, assist al centro per Castaldi che prende la mira da fuori area e insacca il 2-0. Tiro forse leggermente deviato. Al 45esimo, questa volta protesta il Ripa Limosani. Cross di Nando Bentivoglio, interviene Cerasuolo, braccio meno per Cicchini di Termoli e tutto regolare. Dal corner seguente, Tavaniello di testa fallisce il gol dell'1-2. Passiamo alla ripresa. Al 5° subito di Froscia, numero eccezionale, salta Cifelli che poi lo atterra, l'assistente indica l'area, Cicchini conferma e calcio di rigore. Dal dischetto Russo, piattone forte, Miele si esalta e respinge. All'8° di fatto si chiude il match, succede di tutto, Pirolli calcia in porta con l'uomo a terra, proteste veementi dei giocatori di casa, parapiglia spese Pasquale e Tavaniello che vengono mandati anzitempo negli spogliatoi. Nel finale sono praterie per il Macchia che realizza ben 3 gol. Al 38esimo Antinone libera Paduano che realizza il primo gol personale della stagione. Al 41esimo
ancora Paduano, questa volta generoso per Antinone, che realizza il punto del 4-0 fino al 46esimo, dove Del Riccio cambia fronte per Paduano, che tutto solo incrocia il piattone del 5-0. La prossima settimana Ripa Limosani impegnato dal match spareggio salvezza in casa della Frentania. Per il Macchia di Isernia, altra gara complicata, a domicilio arriverà il campo di pietra. Allora, qui c'è un episodio, vero Luigi? Sì, episodio dove ha protestato il Ripa Limosani, termine del primo tempo, il cross da parte di Nando Bentivoglio a tagliare la retroguardia del Macchia di Isernia. C'è questo intervento a difendere da parte di Cerasuolo, che vedete va a chiudere appunto il cross di Bentivoglio. Dobbiamo indicare se c'è stato appunto o meno un tocco con il braccio da parte del difensore del Macchia di Isernia. Io vi fermo il pallone nel momento in cui appunto arriva il presunto contatto con il braccio. Mani? Silvano? Sembra di no, perché l'ha presa col petto, poi almeno da quello che si vede, poi se l'ha toccata pure vicino alla mano, ma sembra di no. Gennaro? Niro? Lo stesso, sembra comunque che l'ha presa col petto. Non sembra mani. Non sembra mani. Ilaria Coletta? Anche a me dalle immagini, dal video, sembra di no. Sembra di no. Andiamo a Termoli, Leo Tanga? No, no, non l'ha presa col petto perché la palla schizza. Se l'avesse preso col braccio l'avrebbe smorzata e quindi sarebbe rimasta lì la palla, secondo me. È una giusta osservazione. Pino? Condivido quello che ha detto Leo Tanga, col petto l'ha preso. Col petto. Andiamo ai Isernia, Marco Palazzo. Sì, direttore, mi associo ai colleghi di Termoli, quindi assolutamente non è calcio di rigore. Assolutamente non è calcio di rigore. E dunque, Maria Antonietta? No, neanche per me, la prende di petto. Annalisa? Nemmeno per te. No, direttore, sembra abbastanza chiaro comunque. No, scusa che te l'ho chiesto. No, si vede abbastanza bene comunque, già dall'immagine. No, dai, che sto scherzando. Per me l'ha presa con il petto. È una giusta... Che dici, Silvano? Dimmi. No, era chiaro, perché poi si è visto anche il giocatore che poi ha tirato il braccio pure dietro. Braccio dietro, quindi poi la palla è rimbalzata, così come ha detto Leo Tanga. Era un segnale quello. Va bene, allora abbiamo la pagella qui. Sì, la pagella del Macchia. La pagella in collaborazione con Assicurazione Generali Lloyd Italico. Agente generale Mario Mariani. Via 24 Maggio, Isernia. Info 0865 41 34 66. Miele Simone 7, Cerasuolo 6,5, Cifelli 7, Miele Angelo 6,5, Caranci 7,5, De Vito 6,5, Di Pilla 6,5, Antinone 7, Paduano 7, Pirolli 6,5, Castaldi 7,5 e sono entrati Bianco, Del Riccio e Damiano, tutti e tre con 6. Va bene, saluto e ringrazio nella nostra redazione di Termoli l'allenatore del San Martino, Leo Tanga, che vediamo inquadrato. Leo, grazie per essere stato qui, naturalmente in bocca al lupo, insomma, a te e al San Martino. Crepi, grazie dell'ospitalità, ci vedremo presto. Va bene. Pino, si torna a giocare mercoledì? Non è uno scherzo. Sì, torna alla Coppa Italia. Oggi abbiamo sentito anche gli amici dell'Isernia che vogliono proseguire questo cammino. Un in bocca al lupo a loro, ovviamente a tutte le altre compagini del campionato che gareggiano per quanto riguarda la Coppa Italia Molise. Va bene, ci vedremo domenica prossima. Grazie a Marco Palazzo. Riprendetevi in fretta. Speriamo che saranno tesserati sia Cantoro che Stanley Ibe e auguriamoci che Lagnone possa tornare a fare punti. Sì, direttore, sono convinto che dalla settimana prossima
arriveranno punti importanti, ecco, quindi va bene, grazie per l'ospitalità. Grazie a te. Maria Antonietta, di che cosa ci parlerai tra poco? Parleremo di basket nella seconda parte di Domenica Sport. Il Globo Isernia sta in questo momento giocando contro il Pescara, è sotto di 12 punti, speriamo insomma che si riprenda, e parleremo con la dirigenza del Globo Basket Isernia proprio insomma dell'andamento della stagione. Va bene, grazie, ci vedremo tra poco con Maria Antonietta Tortola. Gennaro Niro, allora in bocca al lupo per questa nuova società. Appena vi daranno una palestra cercheremo di fare anche qualche immagine, no? Sì, domenica dovremo giocare in casa, dovremmo avere questo campo standard per tutto l'anno a Fiorentinum, che ci ospiterà per tutte le partite in casa per quanto riguarda la maschile, quindi da domenica dovrebbe tornare un po' tutto alla normalità. Alla normalità. Speriamo bene, Crepi, grazie direttore. Silvano, mi dicevi, tu tra l'altro hai fatto la prima medaglia della Su e Giù, 41 sì. anni fa. Io sono entrato alla Virtus 50 anni fa, quindi voglio dire, un po' di storia della Virtus l'ho fatta pure io, anche se allora ho fatto dei begli anni con l'atletica, poi ho avuto qualche problema, poi per motivi di studio studiavo a Isernia, quindi ho dovuto un po' lasciare. Però la cosa che appunto mi faceva vedere la medaglia della Su e Giù, ricordo che abbiamo fatto la prima medaglia quando è iniziata proprio la tradizione delle medaglie nella Su e Giù, e l'abbiamo fatta addirittura di rame smaltato, tutta fatta a mano, allora all'inizio con il mio laboratorio, molto contento perché era, ma allora si parlava di 700-800, 1000 persone, quindi certo. Mi fa piacere e faccio i complimenti ancora a tutti coloro che nella Virtus hanno lavorato da tanti anni, anche se ci sono ancora le pietre miliari come il professor Leone. Io ho vissuto la Virtus agli orfani di guerra, quindi la ricordi pure tu perché abitavi vicino e quindi venivi, anche perché era l'unico sfogo per i ragazzi, quindi diciamo che poi alla Virtus era bello perché si faceva di tutto, dal calcio alla pallavolo, l'atletica, quindi eravamo polivalenti in tutti gli sport che si disputavano, e lo ricordo con grande veramente con grande affetto, come ecco ricordo il professor Leone, Roberto Palladino, Nicola Palladino che ci ha lasciato, ma voglio dire fin quando ci sono queste pietre miliari, e mi fa piacere anche che i giovani continuino, perché veramente è una grande famiglia, e dico come diceva appunto prima la signora che invito i ragazzi ad avvicinarsi, e soprattutto i genitori, perché io sono cresciuto con lo sport, voglio dire, quindi per noi adesso che sto fermo un po' la domenica già mi sembra di vivere un'altra vita dopo 50 anni che la domenica era sempre impegnata, quindi è un orgoglio, e appunto invito i genitori a far fare sport ai bambini perché sicuramente cresceranno in maniera migliore, e tanti auguri alla Virtus perché continui a fare queste manifestazioni, perché sono importantissime per, non solo per lo sport ma per la vita di tutti i giorni. Va bene a Silvano Ciccarella, che naturalmente è un bellissimo laboratorio, fa tanto per articoli proprio per lo sport, targhe, coppe, insomma magliette, tutto quello che veramente può servire nell'ambito dello sport. Va bene, Ilaria, è stato un piacere. Sì, io bocca al lupo e pensiamo alla 42esima. Sì, assolutamente, ringrazio il signor Ciccarella per l'intervento. E ringrazio a voi di averci ospitato e per l'occasione. Sarebbe bello vederci anche durante l'anno, proprio per parlare anche un po' dell'attività che fanno i nostri ragazzi, che comunque è un'attività di alto livello. E sì, con la Su e Giù ci rivediamo all'anno prossimo. Per noi il lavoro continua, infatti già da domani ci rivedremo per preparare la 42esima Su e Giù. E ringrazio soprattutto tutti i campobassani che sono scesi in piazza oggi, perché senza il loro contributo non riusciremmo a vivere questa bella realtà, e sono loro che ci permettono di portare avanti questa tradizione, scendendo in piazza, correndo la Su e Giù, e ogni anno più numerosi. Quindi dando, mi auguro, dando colore alla città, no? Assolutamente. Va bene, Annalisa, lanciamo questo servizio di calcio, sì, a calcio 5, 5, serie C1. Linea a Maria Antonietta, per me è stato sempre il solito piacere. Piacere mio, direttore, ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno seguito, i nostri ospiti in studio, allo studio di Isernia e di Termoli, e noi chiudiamo questa giornata tutta in viola, direttore, tra le squadre molisane e la Fiorentina, è meglio che andiamo a casa. È stata una giornata veramente dura. Io già avevo previsto tutto.
Mi dispiace per le molisane e anche per la Fiorentina, direttore. Noi lanciamo questo servizio, quindi calcio a 5, serie C1, Sant'Elena-Pozzilli, partita terminata 1-1 e abbiamo il servizio di Pierpaolo Amodei. Buona serata e poi linea a Maria Antonietta Tortola. Sul proprio manto sintetico, il Sant'Elena Sannita affronta il Pozzilli per la sesta giornata del massimo torneo regionale. La partita fa fatica a decollare a causa di un terreno di gioco alquanto scivoloso. Infatti, le prime occasioni arrivano nella parte finale del primo tempo. Gli ospiti ci provano con Pompeo, ma il suo tiro non regala emozioni. Sul successivo capovolgimento di fronte, annotiamo la grandissima parata di Neri sul tentativo a distanza ravvicinata di De Tollis. Dopo mezz'ora di futsal espresso a ritmi bassissimi, archiviamo la prima frazione di gioco per cimentarci nella seconda. Al quarto è ancora De Tollis a creare un grattacapo alla difesa avversaria con questa carambola che si spegne sul fondo. Cinque minuti più tardi registriamo questa clamorosa traversa colpita dal Pozzilli con Noviello. Quattro minuti dopo il portiere degli ospiti si fa nuovamente trovare pronto sul sinistro al veleno di Terriaca. Al 19esimo l'episodio che sblocca il risultato. Paolucci con un piatto sinistro batte Camarda siglando la rete dell'1-0 e la rottura dell'equilibrio iniziale. Ma la risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare. Infatti, neanche un giro di lancette dopo, De Tollis con un destro chirurgico dalla distanza segna il gol dell'1-1 che ristabilisce la parità. Si archivia così l'incontro con i due schieramenti che si dividono la posta in palio con un punto a testa che muove comunque la graduatoria e proietta le due squadre al prossimo impegno di campionato. Domenica Sport in collaborazione con D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Autoricambi Viscovo vince nel risparmio. Kit dischi e pastiglie freno a partire da 28 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Isernia. Gelaterie di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semifreddi, dei gelati più genuini ed invitanti. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Vuoi una forma di energia che ti faccia risparmiare? Cesar. Una casa calda e accogliente. Una casa tecnologica e innovativa. Una casa bella. Una casa Cesar. Ti aspetta a Frosolone, in contrada Colle Carrise 91A e a Ripali Mosani, in contrada Taverna del Cortile 5. Scopri Galbacotto. Il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galbani. Prova anche tutti gli altri salumi Galbani. Galbanino, buono e geniale, come quel monello di Salvatore. Ma la sua mamma, col Galbanino, ne ha inventate di ricette per farsi ubbidire. Galbanino, il lato geniale di Galbani. Oggi, prova il tuo formaggio Galbanino in fette. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Domenica Sport. Ben
Bentornati, seconda parte di Domenica Sport. Come preannunciato prima dello stacco pubblicitario, parliamo di basket. Intanto diamo il risultato della partita che è appena terminata tra l'Isernia e il Pescara. Ha vinto il Pescara per 82-64. Io sono in compagnia di Tiziano Rosignoli, che rappresenta la storia del basket a Isernia e che oggi è responsabile del mini basket, insieme a Mimmo Canzano, che invece è responsabile del settore giovanile, nonché allenatore degli under 13 e degli under 15. Buonasera Tiziano, buonasera Mimmo. Buonasera. Tiziano, partiamo da te, che come ho appena detto sei la storia del basket a Isernia. Da quanti anni ormai? Troppi. Non lo sappiamo. Sono veramente tanti, tanti, tanti anni. E innanzitutto qualche domanda sulla prima squadra. Questa stagione come sta andando? Beh, questa stagione, diciamo, non sta andando bene nel senso del risultato, però era un qualcosa da preventivare, visto che si è puntato molto sui giovani. Poi si è fatto il salto di categoria, la prima volta che Isernia si fa la DNB, è un campionato nazionale. Certamente sì, la speranza era di poter fare qualche punticino, però già stasera il risultato non ci deve far ingannare, perché in realtà si è stati in partita per buoni tre quarti di gara, si sono visti molti dei miglioramenti. Sono tutti ragazzi. Secondo me la squadra dell'anno scorso, sotto il tasso di esperienza, era notevolmente superiore. Però con i ragazzi ci si può lavorare, è un progetto che dovrà andare avanti per negli anni prossimi. È un progetto a lungo termine. Sì, con dei piccoli tasselli, ma bisogna fare il passo, non bisogna fare il passo più lungo della gamba, altrimenti si rischia di fare delle sciocchezze. Si è puntato sui giovani, ripeto. L'unica nota negativa potrebbe essere quella del pubblico, perché naturalmente quando si vince c'è più entusiasmo, però per gli addetti ai lavori, anche per gente che, insomma, che segna, è appassionata di basket, vede basket di una qualità superiore. Tu naturalmente, essendo da tanti anni nel mondo del basket, che era un po' sparito dalla scena isernina, poi grazie al Globo, insomma, è tornata proprio grazie al Globo Basket, contentissimo, sì, di questa cosa, certo, e di questo progetto. Certo, perché da non dimenticare che il Globo Basket nacque nel 95, non voglio dire grazie, con me un altro altri tre istruttori, Mimmo Biello, Carmine Di Pilla e purtroppo compianto Nicola Cetrangolo. Iniziamo dai ragazzini e poi sono subentrati i nuovi dirigenti che stanno portando egregiamente, hanno fatto fare il salto di qualità a questa società, e io sono veramente felice, perché insomma Isernia, una DNB, è davvero un bel campionato. Certo. Mimmo Canzano, come va il settore giovanile di questa società? Il settore giovanile sta dando grosse soddisfazioni sotto tantissimi punti di vista. Stiamo cercando di dare qualità al percorso che ha aperto Tiziano tanti anni fa, come dice lui, e quindi stiamo continuando sotto quella guida che comunque era già di ottima qualità, e quindi di proiettare dei ragazzi al settore giovanile poi per fornirli alla prima squadra, quindi alla DNB, questo campionato nazionale. Tu l'anno scorso eri nell'altra categoria, giusto? Giocavi? Io l'anno scorso giocavo ancora, sì, in Serie C. Direttamente. Giocavi in Serie C con l'Isernia, giusto? Sì. Ecco, giocavi con l'Isernia. Sei d'accordo con Tiziano quando dice che, insomma, la squadra dell'anno scorso era non più forte, più esperta, e quindi probabilmente alcune partite, non dico l'avrebbero vinte, però avrebbe dato fine da torce, ma esclusivamente per l'esperienza, perché i ragazzi che ci sono adesso hanno molto talento, è un talento che bisogna indirizzare. Ciro Cardinale gli sta dando delle direttive giuste, quindi per crescere, infatti già dal punto di vista del gioco stanno crescendo sia in attacco che in difesa. Non si hanno risultati nell'immediato, quindi ci vuole un po' di pazienza, ci vuole collaborazione da parte di tutti, ci vuole anche il tifo che li sostiene, perché hanno bisogno anche di questo, soprattutto i giovani. Tiziano, tu sei responsabile del mini basket, quanti bambini ci sono? Quanti bambini alleni? Io personalmente alleno due categorie, che sono gli Aquilotti, che nati 2004-2005,
e i pulcini che sono, gli scoiattoli che sono i dati del 2006-2007. Però ci sono altre due categorie che sono, diciamo, le esordienti e i pulcini, e siamo circa 70 ragazzini. Quest'anno abbiamo pagato un po' lo scotto che all'inizio c'è stato qualche problema per dei lavori in corso, nelle palestre, perché noi soffriamo delle palestre provinciali, che però poi insomma, si è riusciti a realizzare. Abbiamo iniziato un pochino in ritardo, però in confronto all'anno scorso credo che ci sia stato un incremento di circa il 20% degli iscritti. Quindi comunque, insomma, è un terreno in fermento, sì, un mondo in fermento, sì, quello no, del il mini basket. Allora, premettiamo che tutti gli sport sono belli, ma io credo, lo dico senza ombra di presunzione, che il mini basket per quella fascia d'età, della fascia delle elementari, credo che sia uno degli sport più coinvolgenti, ecco, perché, diciamo, visto il grosso numero di canestri che si fanno in una partita, naturalmente nel mini basket un po' di meno in confronto alle categorie superiori, fare canestro per quasi tutti i componenti della squadra è un elemento coinvolgente, cioè riesce a essere molto più coinvolgente, premesso che tutti gli sport sono belli. Premesso questo, è importantissimo, ma tu sei legato al mondo del basket, Tiziano Rosignoli è sinonimo di basket, quindi insomma è sicuramente una bella soddisfazione anche per le famiglie sapere che lasciano i bambini nelle tue mani. Io sono felicissimo di queste parole che dici, non so se sia un bene o un male per Isernia cestistica dire che Tiziano sia uno dei sinonimi del basket. Certo. Sono felice perché vedo che ragazzi, anche quando rientro al palazzetto, che vado a vedere le partite della prima squadra, ragazzi che non allenano più da tanti anni, mi vengono a salutare cordialmente. Pochi giorni fa, in una palestra dove stavano facendo danza, due ragazzine, due femminucce che tempo a dire, si sono alzate e sono venute ad abbracciarmi. E sinceramente sono cose che emozionano. Qual è l'atleta nel corso di tutta la tua carriera? Qual è l'atleta che adesso vorresti nella prima squadra per garantire la salvezza del globo? Domanda difficilissima. No, sono stati bei giocatori. Già lo stesso Ciro Cardinale, che quando venne a Isernia era a buoni livelli, a ottimi livelli. Ma ripeto, per la salvezza dell'Isernia, lo stesso Mimmo Canzano e qualche altro vecchio marpione dell'anno scorso, insieme a questo nucleo di ragazzi, cioè da precisare che non è che questi ragazzi con due o tre persone, due o tre inserimenti, secondo me sarebbe un bel gruppo, ma ripeto, è un bel gruppo a prescindere, anche adesso vedo che naturalmente quando si vince c'è più entusiasmo, cioè, bisogna tenere unito un gruppo, quando si perde è difficile. Però vedo che Ciro in questo riesce benissimo. Il gruppo sicuramente sì, il problema potrebbe essere, Mimmo, il pubblico che potrebbe venire a mancare. Fortunatamente finora non è accaduto. Non è accaduto, è molto paziente, ma perché probabilmente vede segnali di crescita, segnali di miglioramenti, segnali di atteggiamento positivo. Penso che la cosa importante per uno spettatore vedere che la propria squadra, la squadra della tua città, lotti fino all'ultimo, che vinca o perda, ovviamente è sempre meglio vincere, questo è in fuori dubbio. Però l'importante è battersi. Credo che il pubblico sappia benissimo, perché penso che sia anche competente il pubblico di Isernia, che in questo momento è difficile avere un risultato immediato, e quindi che ha voglia di aspettare e di aspettare questi ragazzi. Vedo che comunque li salutano i ragazzi, li applaudono anche a fine partita quando c'è una sconfitta. Però questo è molto importante. Soprattutto, ripeto, mi dispiace ripetermi a volte, soprattutto perché sono giovani e hanno bisogno di questo. Tantissimo. E poi, come diceva Tiziano, questo è un progetto a lungo termine, quindi bisogna solo arrivare alla fine di quest'anno sani e salvi, e si avrà, insomma, un anno alle spalle, un anno di campionato alle spalle, per quell'esperienza in più che manca a questi ragazzi. I ragazzi saranno cresciuti, questi ragazzi avranno un anno di esperienza in più. È un discorso, è un qualcosa in corso d'opera che
si sta facendo, sono certo che alla fine questo risultato, questo progetto premierà. Si arriverà ad ottimi risultati. Mimmo, intanto cresceranno anche i ragazzi che alleni tu, gli under 13, intanto, gli under 15. Sì, quello sicuramente cresceranno anagraficamente. No, a parte gli scherzi, già l'anno scorso con il gruppo under 15, che era under 14, ci siamo tolti una bella soddisfazione, siamo andati alle finali nazionali di Bormio. Un'ottima esperienza, ovviamente lì il basket si vive a 360 gradi, ci sono delle società blasonate quali Virtus Bologna, Olimpia Milano, Pesaro, quindi siamo andati lì per farci valere, per imparare tanto dagli altri, per divertirci. Tutto questo è un mix che ai giovani piace. L'esperienza che abbiamo fatto ci sta dando la forza e la voglia di fare meglio e di continuare, quindi gli under 13, gli esordienti, gli under 14, se posso permettermi di fare i nomi di tutti gli istruttori, certo, perché partendo da Mimmo Biello, Francesco Macchiarella, Antonio Cardinale, e Antonio Bernardo, Sergio Mainella che sta con Tiziano per il mini basket, stiamo più il preparatore atletico con la Giovanni che viene e ci dà una mano, abbiamo costruito questo team proprio appunto per migliorare sia, come dice Tiziano, i numeri, ma soprattutto la qualità del lavoro in tutti i campi. Abbiamo voglia di migliorare e di farci notare sia in Molise che fuori dal Molise. E di sottolineare che non esiste solo il calcio, ma anche il basket di qualità, Esernio. Sì, è certo, così. Certo, non è una lotta contro il calcio, assolutamente. È una realtà che tutti però, gli sport però, hanno diciamo, valore. Venire a trascorrere 2 ore al palazzetto poi in un ambiente tranquillo, ecco, questa è una cosa da rimarcare. Noi la grossa fetta di spettatori che non ci abbandonano sono i genitori dei ragazzi del nostro settore giovanile, che vengono lì a vedere in un ambiente sano, uno sport, a nostro avviso naturalmente, molto bello, e in maniera tranquilla, senza i patemi d'animo delle tifoserie un po' rissose. Il presidente Ricci si arrabbia molto quando perdete, quando perdono i suoi ragazzi? Beh, non eccessivamente, ma... Perché lui era partito comunque, insomma, sì, ok, andiamo per la salvezza, ma se c'è qualcosa in più. Più realisticamente sembra che questo qualcosa in più stia venendo a mancare, quindi bene la salvezza. Ricci che dice al riguardo? Lo sentiamo spesso. Sì, Domenico è un amico, diciamo, essendo quasi coetanei, ma va dato grosso merito a Domenico Ricci e anche a tutto l'altro lo staff dirigenziale, veramente, di averci fatto fare dei grossi passi, dei grossi salti. Non dimentichiamo che facciamo la C2, che era Abruzzo Molise, e lì si disse, Mimmo Ricci disse, questo me lo ricordo, disse, no, noi non ci dobbiamo salvare, dobbiamo vincere, sì. E così è stato. Quest'anno c'è andato un po' più con i piedi di piombo e alla fine tutto torna, anche quello che dici tu, Tiziano, è che questo sarà un anno di transizione per arrivare, insomma, a un gioco diverso. Anche perché prossimo. Il primo anno in realtà proprio che si fa la DNB ai Serni, uh-huh. Ci vuole, è tutta un'organizzazione a livello dirigenziale di tutto, non è soltanto i giocatori in campo. Bisogna rodare tutto il sistema. Sì, bisogna rodare, mentre i campionati di Serie C in passato ne abbiamo fatti tantissimi, bene o male si sapeva la stessa organizzazione delle trasferte, cioè è un mondo un po' diverso, però qualitativamente, ripeto, il pubblico vede un altro spettacolo, sicuramente è un campionato molto più impegnativo, ma con qualche vittoria che arriverà. Che arriverà, sappiamo che arriverà. No, ma arriverà adesso, uh-huh. Perché ho visto veramente stasera, ho visto buoni, chissà se si trova qualche altro aiuto per qualche piccolo tassello da poter inserire, ma diciamo, qui sto parlando da tifoso, non è compito mio, c'è una dirigenza, ci sono dei responsabili, c'è l'allenatore che, diciamo, che sa quel che deve fare, sa il fatto suo. Sì. Mimmo Canzano è troppo impegnato quest'anno a fare l'allenatore, questo salto da giocatore ad allenatore è una cosa che ti piace? È stata una scelta, quindi dura.
ovviamente uscire dal parquet, trovarsi dall'altro lato, quindi fuori le linee, è sempre più difficile. Però perché tu vuoi sempre partecipare, vuoi sempre coinvolgere e coinvolgerti. Però sono contento, molto contento. Dura poco, perché il pranzo è stato duro il primo giorno che ci ho pensato. Poi dopo è stata la scelta migliore per me. Che tu abbia fatto finora. Poi tu potresti anche tornare a giocare. È stata fare perché non mi sembri così... Ecco. La scelta migliore è stata fare pallacanestro da quando ero piccolo. Poi dopo, questa è la seconda scelta migliore che potevo fare. Finora. Poi, finora. Insomma, vediamo se potresti anche tornare sul parquet. Nulla lo vieta? No. Sto facendo delle domande imbarazzanti? No, no, nessuno lo vieta, ma non me la sento al momento. Mi piace quello che faccio, mi piace molto quello che faccio e ho grosse soddisfazioni per quello che faccio, perché vedere la faccia dei ragazzi che pur impegnandosi, buttando veramente il sudore, vedono i risultati, hanno il sorriso a fine allenamento, stanco, un sorriso stanco, ma è gradevole, ed è ti dà anche grosse soddisfazioni, quello fuori dal campo, queste sono le più grandi soddisfazioni fuori dal campo, e Tiziano lo può confermare. Certo. A Tiziano io voglio chiedere un'altra cosa, se con il suo occhio da esperto, perché lui ha l'occhio lungo, ha adocchiato qualche talento isernino, della zona di Isernia, che pensi potrebbe diventare veramente qualcuno nel mondo del basket? Mimmo, tra i ragazzi che non a caso sono stati dati a Mimmo, quei ragazzi che più futuribili, ci sono dei ragazzi, sarebbe spiacevole fare dei nomi adesso, perché no, io voglio sapere solo se c'è qualcuno. Ci sono dei ragazzi che il problema, parliamoci chiaramente, segna la difficoltà che ha, che poco confronto, no, oltre che poco confronto, è il Molise proprio che ha questa difficoltà, e che i ragazzi poi alla maggiore età, conseguito il diploma, molti vanno via e quindi magari non continuano, sì, vanno fare via all'università altrove, oppure però tra i ragazzi che sta allenando Mimmo egregiamente, perché tanto è vero che a me è dispiaciuto molto che Mimmo abbia abbandonato come giocatore, ma sono felicissimo perché che rivesta questa nuova veste. Da ragazzo intelligente quale ha capito che per stare nel mondo del basket doveva fare questo passo. Bene, grazie a Tiziano Rosignoli e a Mimmo Canzano per essere stati qui con me, per aver fatto questa bella chiacchierata. Grazie, buona serata, grazie, in bocca al lupo per tutto. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a domenica prossima e auguro una buona settimana a tutti. Arrivederci.